Benvenuti. Benvenuti a questa diretta Let's Spend Saturday Night Together. E aspetta che tolgo un po' di collegamenti, altrimenti poi suona il telefonino. Ecco fatto. Allora, ok. Allora, Error Cobin e Topron, non so cos'è, buonasera a tutti, condividi questa diretta. Buonasera Picchio, primo LD, no sei sesto, condivido la diretta, ciao Pierangelo, abbraccio forte alla nostra Sonia Benassi, sono d'accordo, ciao Redronny. Allora, aspetta che devo togliere un po' di cose qui, vediamo un po' di togliere un po' di cose, altrimenti mi suona quando mi mandano i messaggi. Ecco fatto. Ok, perfetto. Ok, ci siamo. Ci siamo? Sì. Ci siamo, benvenuti a questa diretta di Let's Spend Tonight Together. Dunque, tanto per cominciare, questa diretta nasce, cioè l'argomento di questa diretta nasce da... Aspetta, ecco fatto. Nasce da un messaggio, in realtà io mi sono occupato spesso di spiritualità, però nasce da un messaggio di Cristiano Reso. Adesso però... partiamo subito con la sigla. Let's spend a Saturday night together, together. Ooh, let's spend a Saturday night together, together. We, your best friends. We, love and happiness. Let's spend. Allora, Cristiano ha reso Crisare, sì, non so come devo chiamarlo, cioè veramente, nel senso, scusa, ma come ti devo chiamare io a te? Ma in realtà sul online mi conoscono tutti come Crisares, quindi se puoi Crisares, ma per te posso essere anche Cristiano Reso, non è un problema, insomma abbiamo una confidenza. Si sente Cristiano, si sente un po' piano il tuo gol, o vieni okay, più vicino al microfono. Esatto. Sì, assolutamente, ecco, così si sente bene. Allora, dunque, intanto voglio dirti una cosa. In attesa che si colleghi Don Alessandro Minutella, perché appena io ho pensato alla spiritualità, immediatamente mi sono ricordato di tutti i discorsi che ho fatto con Alessandro Minutella, con Don Alessandro Minutella, sulla spiritualità e su queste cose. Quindi, intanto, ti volevo leggere una cosa, Cristiano, Chris, perché... perché tu in questo momento sei ancora a Tokyo, giusto? Sì. Che ore sono a Tokyo? Sono le 5 e 3 minuti. Del mattino, mamma mia. Sì. Vabbè, ascolta, no, vai più vicino al microfono però, perché te l'hai vicino, poi sì, ti sei andato, sei di nuovo. Sono qui. Allora, tu hai partecipato a una puntata dove abbiamo parlato del perdono, e io volevo dirti che mi è arrivata un messaggio che ritengo bello, perché grazie del tuo ultimo lavoro sul perdono ho avuto la voglia di fare una telefonata e dopo anni oggi sono libera, grazie, eccetera eccetera. Questa è Regina Vivian, quindi a qualcosa è servito il dopo quella puntata ho ricevuto molti messaggi anch'io, è stata davvero una bella puntata un po' per tutti, sia per chi l'ha seguita e sia per me che a cui ho partecipato, è stato gratificante e anche liberatorio, quindi insomma è stata davvero una bella puntata. Ok, senti Chris, perché mi hai mandato, io non faccio ascoltare il vocale che mi hai mandato perché è un po' lunghino, ma perché tu mi hai chiesto di parlare di spiritualità? Poi dopo Don Minutella ci collegheremo di nuovo con te, dimmi perché. Sì, ma perché credo che a un certo punto della vita di una persona, o quantomeno del percorso della vita di una persona, a prescindere dall'età che uno abbia, spesso ci poniamo domande e si debba fare poi i conti un pochino con quello che noi sentiamo, al di là di quello che poi ci circonda di materiale. Cercare di capire la nostra oggettività legata a quello che viviamo tutti i giorni e quello che invece sentiamo dentro e non riusciamo a spiegarci. Io, diciamo, in tutta la mia vita, attraverso i miei viaggi, che è la cosa che preferisco al mondo, la cosa che adoro di più è viaggiare e confrontarmi con altre popolazioni, confrontarmi con altre realtà, ma parlo del viaggio proprio zaino in spalla, non dei viaggi turistici classici da vacanza.
La cosa che mi è sempre interessata di più è la parte religiosa di ogni popolo, un po' per ricercare poi delle risposte che uno cerca di darsi in qualche modo, ma che nessuno poi realmente può darti, a meno che tu non ti affidi a una religione dogmatica, il che io non sono mai riuscito a farlo. E devo dire che attraverso questi viaggi e in parte anche dopo il Covid, con tutto il dolore che abbiamo vissuto, conoscendo poi meglio te a livello proprio personale e anche spirituale, ho formulato delle mie convinzioni con il quale mi sarebbe piaciuto confrontarmi sia con te, ma soprattutto anche col tuo pubblico, perché ho notato che tu hai creato, al di là di pochi magari che entrano così occasionalmente, una sorta di famiglia molto allargata, molto educata, che dà soddisfazione nel confronto. E quindi, siccome non, le convinzioni personali rimangono come uno stagno che poi dopo un po' puzza se non le condividi e non le allarghi in un oceano di persone, allora ho sentito la necessità di portare questo argomento e quello che io ho realizzato nel tempo insieme a te e confrontarlo con tutti quelli che ti seguono, perché credo che tu abbia una grande fan base, che poi adesso si chiamano così, ma non mi piace come termine, perché insomma non sono dei fan, ma li Sì. reputo più persone pensanti che si confrontano con te e con quello che tu porti ogni sera. Chris, noi ci collegheremo con te dopo. Nel frattempo io ti faccio vedere, è entrato Don Alessandro Minutella, che mi piace parlare di spiritualità con lui, anche perché con lui parliamo spesso di spiritualità. Se c'è una domanda che gli vuoi fare, gliela puoi fare. Tu hai girato tanto il mondo e hai visto tante religioni. Sì, beh, diciamo che la prima domanda, che poi è la più sciocca, la più banale, ma che secondo me è un punto di partenza, è la domanda classica che uno gli viene dopo essere stato a contatto con tantissime realtà diverse, è perché proprio quella cattolica? Cioè perché spesso, no, tutte le religioni lo fanno, ma in questo caso abbiamo Don Minutella davanti a noi, quindi rivolgo a lui questa domanda. Perché convincere noi stessi che la religione che stiamo praticando, la religione che è diciamo quella più presente all'interno della nostra civiltà, della nostra cultura, della nostra nazione, sia per forza quella giusta? Cioè, credo che sia anacronistico e contro l'intelligenza umana mettere un recinto alla spiritualità, raccontandola nel modo in cui può raccontarlo un qualsiasi testo sacro che dà dei precetti da seguire, che sono quasi un'antitesi alla spiritualità, perché lo spirito è libero, vola e deve contaminarsi. Ecco, questa è la domanda che amo fare per iniziare tutti i miei dialoghi con tutte le persone di religioni che ho conosciuto. Tocca a me. Buonasera a tutti voi allora, in particolare a Red e a Cristiano. Mi auguro sia una bella puntata per tutti quelli che ci stanno seguendo. Grazie a Red che ha voluto invitarmi a questa puntata. Dove si parla di spirito, io sono sempre molto contento di partecipare. Direi a Cristiano che prima ancora di chiedere perché la religione cristiana, direi perché non lo spirito. Perché questa è la vera questione che oggi deve porsi la collettività umana. Perché non lo spirito? Poi naturalmente ci sono le varie declinazioni, Cristiano, se ho capito bene, è in Giappone, l'Oriente ha delle tradizioni teosofiche, religiose molto, molto antiche, molto profonde, che scavano in quell'enigma che è l'essere umano, scavano dentro, in quel centro sostanziale, luminoso, per certi versi inattingibile al soggetto stesso. In quanto inattingibile, però nello stesso tempo anche irrinunciabile. E questa è la tensione che, diciamo, caratterizza l'essere umano, perché la dimensione spirituale per certi versi è inattingibile all'essere stesso, perché l'uomo deve fare comunque uno sforzo, una fatica. Penso che Cristiano, che se ho capito bene è esperto delle religioni orientali, converrà in questo. C'è una fatica comunque da fare, uno sforzo, un cammino. Un percorso, non è che lo spirito lo si attinge. Diciamo che non è proprio la religione orientale. Io ho viaggiato in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all'Africa, quindi insomma le religioni le ho sempre amate tutte, ma proprio perché rappresentano il popolo stesso e quello che più intimamente siamo, perché poi la religione è il risultato del nostro amore, dei nostri timori, della paura della morte, e quindi sono una ricerca di risposte che uno si dà in base anche alla cultura che
che pratica giornalmente. Quindi no, non solo quelle orientali, per quanto quelle orientali le ho trovate forse più animiste, un po' più vicine a poi quello che ho formato io come convinzione attraverso lo studio delle religioni. Per esempio c'è lo shintoismo, che è un po' il padre del buddismo, che è una religione molto più animista legata alla natura, dove le divinità stesse, politeiste, sono il sole, la luna, la tempesta, il terremoto e quant'altro. Quindi diciamo che poi nel tempo ho formato le mie convinzioni, però ecco, scusami se ti ho interrotto, stavo ascoltandoti con molto interesse. Sì, ma non sapevo anche dell'orizzonte più ampio, pensavo che ti occupassi solo delle religioni orientali, ma a maggior ragione questo dimostra che in tutto il globo terrestre questo individuo, che è l'essere umano, non può limitarsi solo a quello che i latini chiamavano panem et circensem, cioè quello che cade immediatamente sotto lo sguardo della sensibilità, della contingenza. Ma direi che c'è, come stavo appunto affermando, poi la si può chiamare coscienza, per esempio. Noi cristiani sottolineiamo molto il primato della coscienza. Non è vero che al primo posto ci sono i dettami giuridici o dommatici, no, questo non è affatto vero, è un malinteso che io spererei di poter sfatare questa sera. Non è vero che il cristianesimo è prima di tutto una religione dommatica, questo è assolutamente fuori luogo. Il cristianesimo fa prima di tutto appello alla dimensione dello spirito, alla dimensione della coscienza. Cosa sarebbe? Ma Gesù stesso, fondatore del cristianesimo, cristianesimo perché da Gesù Cristo, ha parlato prima di tutto della coscienza. E certamente sono convinto che Cristiano e anche il Redde conoscano il famoso discorso della montagna che Gandhi teneva, come sapete, nel suo Sari, che era appunto il discorso che Gesù tiene nei capitoli 5, 6, 7 di Matteo e che è poco conosciuto. Direi che certi pregiudizi, mi dispiace dirlo, nascono anche da una certa superficialità di giudizio, appunto. Gesù ha prima di tutto detto: quando cerchi Dio, cercalo nel segreto, eneremo in greco. Eneremo significa segreto, ma significa anche una dimensione quasi spiritualmente spaziale, che secondo me, proprio, non secondo me, che secondo i teologi è la coscienza. Che cosa serve, lo dice Gesù stesso nei suoi continui contrasti con i farisei, una religione osservata nei suoi aspetti più dettagliati, quando poi manca lo slancio, manca lo spirito, manca l'amore? Questo è un problema che oggi il cristianesimo in Occidente, almeno, perché non so come vivano le chiese cristiane, per esempio in Oriente, nel confronto inevitabile con la forte carica spirituale del buddismo, dello shintoismo, dell'induismo abbiano, ma in Occidente è un problema oggi decisivo, perché il rischio è quello di far credere che appunto il cristianesimo sia un insieme di strutture, di istituzioni, di realtà, diciamo, visibili e non c'è altro. Invece no, io invito a essere in guardia da questa idea un po' diffusa di un cristianesimo dommatico che è privo di spirito. Non è così. Bisogna conoscerlo bene il cristianesimo. Io direi che basta da solo il Vangelo. Si può anche decidere poi di approfondire le questioni relative alle imposizioni dogmatiche del cristianesimo, che io a scanso di equivoci condivido perché sono convinto che siano giuste, però un dogma senza spirito finisce con l'essere una prigione. Quindi su questo ci troviamo perfettamente Sì, d'accordo. Il no, ma problema è un altro. No, dicevo, il problema è un perdonami. altro, e concludo. Il problema è un altro. Il problema è che in Occidente cristiano, e tu vieni dal mondo occidentale, quindi lo sai molto bene, in Occidente è proibito parlare di Dio, è proibito parlare di spirito. Ecco, e questa è una congiura, una impostazione, antimetafisica che è sotto gli occhi di tutti, è evidente. Per cui Cioè, alcuni pensano. Don Alessandro, in che senso in Occidente è proibito parlare di Dio? Lo Dio vediamo come molto bene. In spirito. Italia, quando si tratta di spirito, si finisce con l'ironia nei programmi televisivi di prima serata a Sanremo. Non si fa che irridere la fede cristiana come se fosse una roba da medioevo. E questa io la trovo una congiura, perché in realtà il cristianesimo non è quello che viene manifestato attraverso i programmi televisivi, quelli nazional popolari, è qualcosa di molto più profondo. Penso che Cristiano saprà che, come nel mondo, per esempio, shintoista, induista,
ci sono i monaci, ci sono gli uomini che cercano Dio, che cercano l'assoluto. Il cristianesimo non è da meno, basti pensare ai padri del deserto del III secolo che hanno riempito i deserti d'Egitto e della Siria, per finire poi al monachesimo benedettino che ha, diciamo, direi, dato un'anima all'Europa cristiana, un'Europa che però, ecco, a questo mi riferivo implicitamente, ha rinunciato alle radici cristiane. Si passa, lo dico senza polemica, è un dato di fatto, dalla radice greco-romana all'illuminismo. In mezzo c'è stata tutta la straordinaria, pur con le sue inevitabili difficoltà, che hanno però anche le altre religioni, c'è stato il cristianesimo che ha scritto delle pagine straordinarie. Anche ai nostri giorni, se volessimo parlare di Madre Teresa di Calcutta, penso che, sono convinto che saremmo tutti d'accordo nel dire che è una donna di spirito che ha scritto una pagina non meno rilevante di quella del Mahatma Gandhi. Allora, Ma io dimmi sì, Cristiano, scusate. vai, No, vai. no, no, è un discorso talmente interessante che potremmo poi, rischieremo di farlo diventare una partita a tennis, quindi se hai il modo di scandirlo te, io mi rimetto alla tua direzione, se no diventa veramente una partita a tennis. Prego, scusami. No, no, ma io non so giocare a tennis, casomai un po' a calcio, quindi stai tranquillo, non c'è No, 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 problema. intendevo, perdonami, no, intendevo a Red che stava parlando, non volevo Ah, re. interromperlo, no, però se posso, volentieri, visto che hai nominato Gesù Cristo, che tra l'altro è un personaggio storico che non solo riconosco, ma ammiro con tutto me stesso, perché a prescindere dalla fazione, perché poi il problema è questo, è che ci sono molte religioni che si appropriano della figura di Gesù Cristo, come per esempio i musulmani, che con un piccolo ruolo diverso, però lo riconoscono come personaggio rivoluzionario, anche se per loro era un profeta, un po' come Maometto. E il problema è questo, è che io non sto parlando, la mia domanda non era rivolta a mettere in dubbio la spiritualità o ridurre il cristianesimo o il cattolicesimo come una religione dogmatica, perché i dogmi ce li hanno tutte le religioni, cioè tutto quello che viene poi ideato dall'uomo, creato dall'uomo, viene imbrigliato, e imbrigliarlo vuol dire dargli comunque dei paletti o chiamiamoli dogmi. Quello che volevo dire io è come mai, se io fossi una persona che approccia oggi alla religione cattolica, la domanda più infantile da bimbo, ma forse quella più reale, ingenua, è perché io dovrei dire, ok, sì, il cattolicesimo è più vera di un buddismo, su quali basi, cioè su cosa dovrei basarmi per dire, ok, accetto questa religione, premesso che poi io magari parlerò un po' delle mie convinzioni, così le confronteremo insieme, perché credo che siano almeno quantomeno interessanti. Però ecco, questa è una domanda, mi piacerebbe Allora davvero sentire. è proprio vero che vuoi giocare a tennis, perché io ho precisato che per me non è questo l'aspetto, anche se naturalmente adesso rispondo, non è questo per me l'aspetto più importante. Per me in questo tempo, come uno che vuole vivere il Vangelo, non è fondamentale imporre il fatto che il Vangelo sia l'unica vera sorgente di spiritualità nel mondo. Tant'è, in India abbiamo circa 1 miliardo, forse anche di più, di abitanti, e i cristiani non sono tantissimi. Lo stesso riguarda il Giappone. Il Giappone, mi pare che te ti trovi in Giappone. Sì, Dove sono d'accordo. sono, mi pare, 180 milioni di abitanti, se non ricordo male, i cristiani sono un'esigua minoranza, quindi non c'è da discutere anche solo dal punto di vista numerico sulla volontà di una supremazia del cattolicesimo, nella fattispecie romano, rispetto alle altre religioni. Una cosa che io invece vorrei sottolineare alla luce di questa tua ripetuta domanda è: l'importante è non fare un calderone. Perché il calderone sincretista è una sensibilità ai nostri oggi giorni molto diffusa. In realtà ci sono delle incompatibilità che adesso io, per non rompere le scatole a nessuno, non voglio, diciamo, elencare, che rendono impossibile una sorta di sincretismo finale delle religioni. Ciascuna religione ha la sua dignità, ha la sua tradizione, ha i suoi dogmi, come te, Cristiano, hai, diciamo, onestamente riconosciuto. Non è solo certamente la Chiesa cattolica che vive di dogmi, e naturalmente in questo confronto poi ognuno verifica la propria sensibilità, la propria appartenenza nel rispetto, come doveroso, delle altre religioni. L'importante è non farne un sincretismo diffuso.
preciso perché questo finisce col creare enormi confusioni alla gente, enormi confusioni. Un solo dato fra tutti, la cosiddetta escatologia, cioè l'escatone, ciò che sta dopo questo mondo, è assolutamente diversa, totalmente diversa tra la visione ebraico-cristiana, in qualche modo anche musulmana, ma in qualche modo, ma comunque quella ebraico-cristiana è del tutto diversa da quella delle teosofie e religioni orientali. Questo è molto importante da dire, per almeno due ragioni. La prima è che Dio non è, almeno nel buddismo, un'entità personale. Il Nirvana non è affatto il Dio trinitario dei cristiani o Yahweh degli ebrei e neppure Allah dei musulmani, perché Islam, ebraismo e cristianesimo riconoscono che Dio è persona. Addirittura il cristianesimo si distingue ancora di più perché, senza scadere nel politeismo, dice che Dio è una unità in tre persone. Addirittura sono tre persone, come sappiamo, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Questa è evidentemente una differenza non marginale ma sostanziale. Mentre nelle tradizioni, per esempio, indiane, buddiste, induiste, basta leggere la Bhagavad Gita, l'insieme degli scritti sacri buddisti e induisti, la ricerca della salvezza consiste nel superamento, e questo penso sarà d'accordo anche Red, che credo lo sappia, che consiste nel superamento della materia. L'ebraismo e il cristianesimo, e in qualche modo anche l'Islam, prevedono che non ci sia un superamento della materia per raggiungere unicamente lo spirito, ma che lo spirito, e questo lo trovo formidabile, ecco perché dico che secondo me c'è una conoscenza non adeguata della nostra tradizione cristiana, ma invece lo spirito si raggiunge attraverso la materia, perché per noi cristiani uno dei principi fondamentali è l'incarnazione, cioè noi sosteniamo con una certa forma di scandalo agli occhi del logos, diciamo, umano, che Dio addirittura si è fatto carne. Questo è esattamente quello che fa la differenza, rispetto alle altre religioni. Non è una differenza evidentemente impositiva, ma propositiva. Per noi Dio è venuto Cristo, per noi non è solo come per i musulmani un grande profeta, un rabbi o un grande pensatore o un fondatore di religione. Per chi è credente cristiano nella maniera adeguata, niente meno è il figlio di Dio, cioè della stessa natura di Dio. Questo è uno scandalo, lo dice già l'epistolario paolino, e nei Vangeli emerge già questa difficoltà, allora come oggi, di accettare questa idea di un Dio che noi dobbiamo raggiungere, che invece, e lo trovo stupefacente, è lui che viene a incontrarci. Allora, Don Alessandro, dopo sentiremo ancora Cristiano, però volevo intanto interagire un po', poi andremo poi nella spiritualità, perché poi inevitabilmente c'è quasi una fusione tra spiritualità e religione e non si capisce bene dove termina la religione e dove inizia la spiritualità. Ci sono delle domande, quindi vediamo di interagire con. Vorrei chiedere a Don Minutella come considera il fatto che l'universo sia immenso. Molto probabilmente, anche se lontani da noi, ci sono pianeti abitati. Come interpreta questo il cristianesimo? Allora c'è una forma di apertura, non di negazione totale, anzi, ha fatto scalpore diversi anni fa una lettera scritta dal responsabile dello studio astronomico del Vaticano, una lettera scritta ai marziani, agli alieni, il nostro fratello alieno si chiamava questa lettera. È veramente una lettera molto bella, simpatica, perché è di fatto, dal punto di vista scientifico e diciamo sperimentale, nessuno può affermare in maniera scientifica che esistano altre forme di vita, ma neanche negarlo scientificamente. Quindi il cristianesimo si pone in un atteggiamento di disponibilità, di apertura, e certo sarebbe molto bello scoprire che ci sono altri universi, oltre che pianeti, altri sistemi nella infinita varietà di galassie che siano abitati da altri esseri. E visto come vanno le cose nel mondo, che vengano casomai ad aiutarci non è così, diciamo, non è affatto un problema, anzi. Guarda, ho proprio parlato oggi di questo con Pier Giorgio Caria e poi l'intervista la pubblicherò. Allora, Andrea Neri dice: la presa di coscienza spirituale, secondo me, nella cristianità
nella teologia deve partire dal peccato originale. Nello spirito della resurrezione, se il Cristo è venuto sulla terra, è in un cammino di perdono, nell'insegnamento, nei precetti della comprensione, seguendo lui. La morte è Cristo nella spiritualità del perdono della sua morte, la resurrezione insieme con lui. È un discorso teologico-spirituale, molto facile a dirsi, difficile a farsi. La spiritualità in esso tutto può partire dal peccato originale. In un mondo ormai materiale si è perso l'intimità e la spiritualità. È un po' incasinata questa domanda, Sì, penso anch'io. sì, però abbiamo perso comunque la spiritualità, eh? Quindi noi Questo è l'abbiamo. quello che volevo dire all'inizio, quando abbiamo cominciato a interagire con Cristiano, che poneva la domanda di una possibile pretesa assolutista del cristianesimo, e io dico che invece, e lo ribadisco per la terza volta, in questo momento è fondamentale, impellente, cercare lo spirito, indipendentemente da tutto. Invece volevo aggiungere che comunque Gesù di Nazareth, indipendentemente dalla dimensione confessionale di noi cristiani che crediamo che è il figlio di Dio, è comunque uno che fa presa. Se è vero, come dicevo poco fa, che Gandhi, per esempio, ne rimase affascinato e lui stesso dice che non si è fatto cristiano perché rimaneva, lui è andato in Inghilterra, sappiamo di tutta la faccenda coloniale, forse c'era anche questo un po', cioè l'idea che il cristianesimo fosse una religione dei colonizzatori. E quindi, però nello stesso tempo diceva di portare con sé il Vangelo, soprattutto le beatitudini. Chiunque, da un buddista monaco in Tibet a un mufti islamico, a un rabbino ebreo e così via dicendo, legge le beatitudini, se non ha pregiudizi e non c'è una forma di fondamentalismo che impedisce il dialogo, riconoscerà che si tratta di una pagina brillante, affascinante. Evergreen, ecco. Io credo che il Vangelo debba essere nuovamente riscoperto. La Chiesa cattolica, mi permetto di dire così, recupererà credibilità se farà questo: ritornare al Vangelo, ritornare urgentemente al Vangelo, quello vero, però quello di 2000 anni fa, non quello che si adatta al mondo. Oggi ho tenuto una conversazione con Diego Fusaro, e appunto lui e noi due insieme, da posizioni diverse, convergevamo però in questa consapevolezza che il cristianesimo si è un po', purtroppo, ha perso un po' di mordente proprio per questo tentativo dagli anni 60 in poi di volere a tutti i costi piacere al mondo. È paradossale, più vuoi piacere allo spirito del mondo, il Weltgeist, e come lo chiamano i tedeschi, e meno sei credibile, meno identitario. Invece la provocazione del Vangelo è una provocazione semplicemente straordinaria. Qualunque soggetto dotato di una buona coscienza e di una certa sensibilità allo spirito ne rimane comunque incantato, invischiato nel Vangelo. Allora, c'è una frase di cui molti sono convinti. Francesco Lima scrive: purtroppo in questo periodo il mondo è governato dal diavolo. Sì, però questo non significa che noi dobbiamo soccombere, no? Sì, certamente. La problematica del male, la problematica metafisica del male è una problematica sempre presente in tutti gli interrogativi fondamentali dell'essere umano. La domanda di sempre è: si Deus bonus, unde malum? Se Dio è buono, da dove viene il male? Ecco, l'ebraismo e il cristianesimo hanno risposto a questa domanda affermando che all'origine della creazione c'è stato un essere particolarmente, diciamo, favorito da Dio, che si chiama Lucifero, che si è ribellato a Dio in ragione della libertà che il creatore accorda alle creature. Questo è un dato irrinunciabile in tutte le religioni, e lui ribellandosi si è opposto al disegno di Dio. Sono d'accordo, però, sperando di non passare per fanatico medievale, se dico che purtroppo personalmente vedo molte tracce anche in luoghi insospettabili della presenza del demoniaco, e lo si vede nella corruzione dilagante, in un sistema di iniziative apparentemente buone che nascondono un intreccio di interessi trasversali dei poteri forti mondiali, con tutte le menzogne, spero di non urtare nessuno, relative al vaccino, al coronavirus, e poi la guerra in Ucraina, e con tutto l'apparato della monocrazia di regime che vuol far credere una determinata cosa quando è un'altra, il voler dare a tutti i costi unilateralismo di vedute occidentali, per esempio, rispetto alle altre culture. Tutto questo dimostra, se ce ne fosse bisogno, che esiste il demoniaco, esiste senza dubbio. E Sant'Agostino risolveva la questione dicendo che il male è privazione del bene.
Forse può essere sufficiente come risposta, però penso, Red, che ogni essere umano poi sperimenta quello che diceva invece ancora prima l'Apostolo Paolo, che Nietzsche definisce il vero fondatore del cristianesimo. Nietzsche, con la sua arguzia, diceva che il vero fondatore del cristianesimo non è Gesù, ma Paolo, Paolo di Tarso. E Paolo diceva in una delle sue lettere, tra le più complesse, un vero rompicapo a tutt'oggi per gli esegeti e i teologi, che è la lettera ai Romani, un capolavoro assoluto, una sorta di spartito musicale. Paolo diceva che così faccio il male che non voglio, non faccio il bene che voglio. In questo senso, per esempio, le religioni orientali lavorano molto sul tema dell'ascesi. C'è da rimanere incantati dalla vita di molti, di questi monaci induisti o buddisti che, rinunciando alla dimensione transitoria, cercano lo spirito anche per vincere le, diciamo, radici del male. Quindi è un tema molto, molto importante che il cristianesimo ha risolto così. Però c'è da dire un'ultima sillaba, che è questa: per noi cristiani c'è una visione sempre molto positiva, nonostante si dica il contrario. La visione cristiana è una visione positiva, perché Gesù Cristo ha vinto, ha sconfitto la morte. È come il finale del Signore degli Anelli, insomma, siamo lì. Del resto Tolkien si è ispirato, come tutti noi sappiamo, al Vangelo e all'Apocalisse, cioè il bene vincerà sul male, proprio quando sembrerà perdente. Il bene giocherà l'assopigliatutto. Sì, sono anch'io convinto di questo. Allora, tralascio tutti i plausi che ci sono per te, Don Alessandro, ci sono molti che chiedono del fatto che la religione cattolica non contempla la reincarnazione, mentre invece, ad esempio, George Harrison mi ha detto che Cristo ha parlato di reincarnazione, e questo me l'ha detto anche Franco Battiato. Sì, Franco Battiato, lo ricordiamo tutti sempre con nostalgia, perché anch'io, poi siamo conterranei con Battiato, quindi viva la Sicilia. Franco Battiato ha frequentato a lungo, come sappiamo, le religioni orientali, quindi si è convinto anche lui che Gesù di Nazareth fosse un portatore, neanche tanto esplicito a dire il vero, della reincarnazione. In realtà, per la visione cristiana, la reincarnazione è incompatibile con l'idea della unicità dell'anima. Questa è almeno l'idea di fondo. È vero che ci sono quelle reminiscenze che si chiamano déjà vu molte volte, quella sorta di ricordo di un passato che magari non è poi così tanto lontano, però lì bisognerebbe approfondire il tema del karma, e cioè di questi passaggi di purificazione che per il cristianesimo avvengono però non cambiando l'identità o mantenendo la stessa identità in altre nuove dimensioni, ma questo karma che noi chiamiamo purgatorio, purificazione, conversione, avviene nello specifico in una sorta di identità personale ancora una volta irrinunciabile. E quindi fondamentalmente una possibile apertura, un dialogo tra la visione cristiana dell'aldilà e il tema della reincarnazione dovrebbe almeno garantire, comunque, visto i tempi che viviamo, il fatto che esiste qualcosa al di là della materia in cui la materia stessa viene coinvolta. Questo sicuramente è l'unico aspetto che può essere messo insieme. Per il resto no. Per il resto no. Per i cristiani la reincarnazione, almeno nella teologia ufficiale, è incompatibile rispetto al messaggio del Vangelo. Sì, rimane il fatto che io sono convinto che uno, che ci sia o no la reincarnazione, che ci sia o no il paradiso o l'inferno, l'importante è che si comporti bene. E visto che abbiamo perso la memoria, come diceva Franco Battiato, però dobbiamo fare una cosa. Allora, in tanti mi chiedono giustamente, dice, ma Don Minutella è stato riammesso, è ancora sospeso? No, Don Minutella in teoria non potrei più chiamarlo Don Minutella, in teoria, in pratica per me rimarrà sempre Don Minutella perché il Vaticano lo ha scomunicato, come il Vaticano ha, mi vuoi ricordare, senza entrare nelle polemiche, soltanto i fatti, Don Alessandro, Io cosa è sono due successo? volte scomunicato, due volte scomunicato, una in più di Lutero. Si vede che Bergoglio, che l'ha tolta, e lo chiamo Bergoglio, non Papa Francesco, appunto non voglio far polemica ovviamente, ha tolto la scomunica a Lutero, e allora dopo aver data una a me, ha preso quella di Lutero e l'ha regalata anche nuovamente al sottoscritto. Due scomuniche è qualcosa di incredibile. Però
Però io me ne infischio delle condanne che arrivano da quel centro di potere corrotto e senza più alcuna sillaba di spirito, a cui la gente non crede più, il cattolicesimo è in profonda crisi. Fusaro ha scritto di recente un libro dal titolo La fine del cristianesimo, parla di evaporazione e invita all'insubordinazione, quello che io sto facendo volentieri. E vedo il seguito che ho perché la gente sente che parliamo di spirito. Red, tu sai che io più volte nei nostri dialoghi, sempre molto belli, ho citato l'esperienza, anche te l'hai confermata, delle chiese pentecostali in America Latina e non solo, che riempiono le sale, mentre le parrocchie e le chiese non sanno come riempirle, a parte i santuari mariani come Lourdes, Fatima o Medjugorje. Per il resto è un disastro senza precedenti, perché questo sistema attuale, ahimè, lo dico profeticamente, non come polemica, non è polemica, è profezia, infatti la pago di persona perché sono stato anche ridotto allo stato laicale, per questo sistema di potere Vaticano io non sono più prete, in realtà io mi ci sento fino in fondo, sono contento di aver pagato questo debito, pur di sentirmi libero di parlare del Vangelo come merita, senza le pesanti sovrastrutture di potere che il Vaticano preferisce al Vangelo stesso. Sì, in tanti stanno scrivendo grande Don Minutella, grande Don Alessandro Minutella, eccetera. Fra l'altro, in alcuni Non gli ho ricordano. detto che farlo, a scanso di equivoci. Cosa? Cosa hai detto? Ho detto che non gli ho detto io di farlo, a scanso di equivoci, lo Ah, sto no, sì. citando. No, no, ma no, in tanti ci sono alcuni che stanno ricordando i danni, diciamo, che ha fatto la Chiesa, come ad esempio Giordano Bruno, cioè la Chiesa. Anche nel Medioevo, soprattutto, c'è un film Mission che fa capire, cioè la Chiesa è sempre stato, più che un fatto di spiritualità, Don Alessandro, è stato un fatto di gestione di potere e anche in maniera Ma violenta. diciamo che, diciamo Red, che questa cosa è vera fino a un certo punto, nel senso che anche studiosi molto accreditati, laici, non confessionali, per esempio penso a Cardini, per fare un nome, a Jean Delumeau o ancora a Jacques Le Goff, dicono che in realtà nel Medioevo non c'è questa visione così oscurantista che la stagione post-illuminista ha voluto far credere. Era un sistema sociale fondato sui valori cristiani molto luminoso. Certamente però, hai ragione te a sottolinearlo, ci sono delle pagine oscure per le quali Giovanni Paolo II ha provveduto a fare chiarezza. Te hai citato Giordano Bruno nel 1600, però c'è anche il caso Galileo Galilei un secolo prima, c'è il problema dell'Inquisizione. Giovanni Paolo II ha fatto quell'ammenda dei mea culpa, però forse questo ogni religione dovrebbe poter farlo. Forse il cristianesimo, che appare come la religione più strettamente dogmatica, parlo proprio del cattolicesimo, almeno nella stagione voitiviana, ha avuto questa libertà che nasce da una forza di coscienza che Wojtyła sapeva garantire, per cui ha avuto il coraggio, la Chiesa di Roma, di chiedere perdono all'umanità di certi sbagli che sono inevitabili perché nessuno è perfetto e siamo tutti segnati dal male. Nello stesso tempo, però, nessuna religione ha figure come appunto Madre Teresa di Calcutta, Pio da Pietrelcina, per fare solo due nomi correnti, da Francesco d'Assisi, Antonio da Padova, i missionari gesuiti che pagavano con la vita, pur anche lì c'è il problema sollevato di recente anche della colonizzazione, che però ha portato uno sviluppo che assolutamente era impensabile. Bisogna capire da quale punto di vista ci si pone. Se si decide che, per esempio, l'Europa, ritorno sul tema dell'Unione Europea, se l'Unione Europea decide di rinnegare le radici cristiane anche solo come fatto non confessionale ma storico, questo è stato contestato a Giscard d'Estaing, che è stato diciamo, lo stesore del preambolo della Costituzione Europea, da Giovanni Paolo II, che per questo si è bruciato il premio Nobel. Giovanni Paolo II lamentava il fatto che non da un punto di vista confessionale, ma storico, rispetto per esempio alle figure che ho citate poco fa, il cristianesimo ha segnato in profondità l'identità culturale europea. Le università sono opera del cattolicesimo romano, tranne volerlo negare. E gli ospedali, mentre prima si moriva fino al 1400, si moriva per strada o in casa, senza alcuna cura e assistenza, il cristianesimo romano ha provveduto a creare questa istituzione straordinaria, che è quella degli ospedali. Lo ricordiamo, gli ospedali sono opera del genio cristiano. Inviterei a leggere i più pregiudizievoli tra quelli che sono, diciamo, sospettosi verso l'eredità cristiana, Le génie du christianisme di René de Chateaubriand,
che è in traduzione italiana per i tipi, credo, della cittadella, però potrei sbagliarmi. Sono due volumi, almeno io ho i due volumi, Il genio del cristianesimo, certo in una visione un po' romantica, diciamo così, però nell'insieme Chateaubriand, nella diciamo, congiura illuminista che voleva eliminare dall'Europa il cristianesimo, provvede a dimostrare invece i vantaggi che sono provenuti dalla diffusione del Vangelo in Europa. E poi lentamente nel mondo. Questo senza nulla togliere, ovviamente, ci mancherebbe al patrimonio ricco delle altre religioni, ci mancherebbe altro. Dove però le altre religioni, mi riferisco alla sostanza, voglio dire, della spiritualità, non alle, diciamo, per esempio, le religioni animiste. Nel cuore dell'Africa ancora oggi prevedono riti e danze tribali nelle quali non si capisce bene dove arrivano i confini tra lo spirituale e il demoniaco. Ecco, questo bisogna stare molto attenti, la stregoneria, quelle cose lì. Sì, Giglio Bianco scrive: Caro padre, lei è l'unico che parla di Cristo, di Maria e di Spirito nella Chiesa italiana. Ecco, perché veramente ormai non si parla più? Cioè, io sento molti discorsi che sono politici, non sono spirituali. Non so se è sempre Ma stato così. sì, no, no, te conoscerai come penso molti di quelli che ci stanno seguendo, anzi mi congratulo per i numeri di ascolto, provo quasi invidia a vedere che in appena 20 minuti circa siamo quasi 2000, così almeno mi dice 1900. E, Sì, no, dunque, ma ti tu, poi, conosco. tu stai, tu, e poi tu stai vedendo solo YouTube, ma noi siamo su qua cinque piattaforme diverse, quindi Appunto, no, non so. ma è merito, sai che cosa? Ecco, poi risponderai alla domanda. Sta succedendo una cosa strana, don Alessandro, che le persone oggi sono molto più propense a cercare di capire. Cioè, da un lato ci sono persone che sono veramente soppresse, non uso la parola rincoglionite, però dall'altra ci parla Non sempre più. usarla. Eh? Non usarla, appunto. No, non la uso. Però ci sono molte persone che parlano di risveglio. C'è un interesse sempre maggiore. Cioè, tu parli di numeri, con tuo fratello, Massimo, guardavamo i numeri che fai tu. Cosa significa? Quando tu parli, quando tu fai le perché? Perché c'è un interesse sempre maggiore. Tu giri non solo l'Italia, ma l'Europa, e hai tantissime persone che stanno sempre crescendo attorno a te. Da un lato c'è tanto boicottaggio, però dall'altro c'è una cosa che non possono impedire, che è un consenso che sta accadendo. Cioè, perché in questo periodo c'è così tanto, chiamiamolo, risveglio? Ma io credo che sia per causa dello smarrimento metafisico. Ribadisco quello che dicevo poco fa all'inizio, interagendo con Cristiano Aresu, cioè l'uomo postmoderno è allo sbando, non può accontentarsi l'uomo costitutivamente solo di ciò che cade sotto i sensi, perché l'uomo non è solo materia, è coscienza e spirito. E quello che mi addolora, Red, ed è questa la mia battaglia, è vedere, almeno dalle nostre parti, e te hai fatto bene a sottolinearlo, che la Chiesa, per esempio cattolica italiana, lo dico senza polemica, nella stragrande maggioranza delle situazioni non sa parlare di spirito. Rinuncia a parlare di spirito, parla moltissimo di politica, di impegno nel sociale, cose giuste per carità, ci mancherebbe altro perché l'uomo è una componente poliedrica, ampia, multiforme, però la dimensione spirituale è quella costitutiva che permette di toccare le corde del cuore di tutti quelli che ascoltano. Io mi sono impegnato in questo, come qualcuno poc'anzi tu citavi tra i commenti, dice, perché ritengo che questa sia la sfida per il prossimo futuro. O la Chiesa recupera lo spirito o rischia l'estinzione. Su questo penso che si possa essere d'accordo. E questo veramente mi preoccupa molto, perché noi abbiamo una dimensione comunque istituzionale, cattolica, che fino a questo momento è stata irrinunciabile. Che faremo? Il fatto che mi abbiano tirato via da questo consorzio istituzionale a me fa molto riflettere, Red. Cioè, io non sono affatto addolorato, diciamo così, parlando dal punto di vista, come dire, spirituale, del fatto che io sia stato condannato dal cosiddetto Papa Francesco. E non voglio, ripeto, far polemica. Non sono addolorato per me, sono preoccupato di questa deriva sociologica, ambientalista, ecologista, green del cattolicesimo romano, politica, e non si parla più di spirito, non si parla più di spirito, appunto, di coscienza, e questo lo trovo veramente molto, molto preoccupante, perché poi la gente cerca altrove. A volte è positivo,
come penso te saprai, altre volte è negativo, perché ci sono tante forme di approccio allo spirito, al soprannaturale, non tutte sono sempre esattamente buone, anzi. Certo, allora risponde uno che dice cinque piattaforme. Certo, abbiamo YouTube, Facebook, Twitch, Twitter e Redroni.tv. Abbiamo cinque piattaforme. Allora, Cristo non ha parlato di reincarnazione, ma di rinascita dello spirito, cioè di conversione. Sì, ma non entriamo in questa reincarnazione, no. L'importante è, cioè io ad esempio, guarda, Don Alessandro, ti dico questo. Allora, io sono stato 4 anni in seminario e quindi diciamo ho assorbito tutti i giorni una santa messa, tutte le letture del Vangelo, anche purtroppo i canti gregoriani sotto Pasqua, che erano per me un bambino, era una roba di una pallosità incredibile, però mi sono rimasti dentro. Oggi amo il canto gregoriano. Una volta uscito dal seminario ho incontrato un mio amico che era evangelico e mi ha detto: vedi, la Chiesa fa degli errori perché Cristo ha distrutto gli idoli del Tempio. Quindi il fatto di avere immagini, come ad esempio tu hai quello splendido Gesù Cristo dietro, che molti hanno fatto come, dice: non mi adorerete in immagini, ma in spirito, eccetera. E allora dico: cavolo, forse ha ragione la Chiesa evangelica. Cioè, ho iniziato una ricerca, alla fine ho smesso. Perché? Perché alla fine io mi ritrovo, ad esempio, le parabole del Vangelo sono una cosa che io preferisco. Nelle parabole del Vangelo, praticamente, per me i veri comandamenti sono le parabole del Vangelo, quella del buon seminatore, quella, ce ne sono tantissime di parabole, quella dei talenti. Sì, quella dei talenti, eccetera, no? E alla fine mi sono reso conto che al di là delle religioni o di quelli che gestiscono le religioni, perché poi alla fine la religione da Costantino in poi è diventata uno strumento di potere, cioè Costantino ha visto la decadenza della Chiesa romana, correggimi se sbaglio, visto che tu hai studiato teologia, e a un certo punto ha detto forse è meglio allearci con questi e usarli per continuare a gestire un potere. E quindi questo è un potere. Abbiamo visto momenti molto brutti della Chiesa quando bruciava le streghe, che in realtà erano donne illuminate, quando con lo IOR, con tutto, Marcinkus, abbiamo visto dei momenti, per non parlare poi della pedofilia, fra l'altro. Tu devi stare zitto. Fra l'altro, io non capisco perché Don Minutella abbia due scomuniche, gli sia stato tolto l'abito talare, mentre a dei sacerdoti pedofili non gli è stato fatto nulla, continuano a essere sacerdoti. Però a parte quello, evidentemente il dire queste cose è più grave di. Vabbè. Comunque, quello. Allora, ecco. Questa è una mia considerazione, cioè la trovi giusta questa considerazione, Don Alessandro? Certo, la condivido in buona parte, senza dubbio, lo dicevamo poco fa, ci sono delle pagine non certo belle e simpatiche nella storia della Chiesa che è fatta di uomini. Tra l'altro io poco fa stavo citando, poi l'ho dimenticato, la leggenda del grande inquisitore di Dostoevskij, che è emblematica perché è soprattutto scritta da un cristiano non cattolico, ortodosso, russo. Dostoevskij immagina un ritorno di Cristo nella Spagna dell'Inquisizione, un dialogo assolutamente unico, proporrei a tutti di leggerlo, tra Cristo e Torquemada. E in una parola Torquemada dice che sei venuto a fare, noi abbiamo già organizzato per bene tutto, cioè c'è sempre il rischio, senza dubbio, c'è senza dubbio il rischio che l'istituzione, ma questo lo diceva anche il grande cultore del Logos, che è stato l'indimenticabile Augustinus Redivivus Benedetto XVI, che cioè l'istituzione deve sempre stare in guardia perché non spenga lo spirito, non soffochi la profezia e non finisca con l'auto, diciamo, assolutizzarsi. Questo è un rischio, ahimè, sempre presente, così quelle pagine storiche che te hai citato, pur con le dovute differenziazioni, sono il segno che qualche volta si è sbagliato nella storia della Chiesa. Questo però, ribadisco, non toglie nulla e che lo debba dire io, è assolutamente paradossale, visto che sono stato messo alla porta, a certe pagine storicamente gloriose che il cristianesimo ha scritto, senza delle quali forse, no, anzi forse no, l'umanità sarebbe un pochino ancora indietro. Per esempio, il tema della coscienza è presente in tutte le religioni, no? Ma il cristianesimo con le pagine, te hai citato le parabole,
Io ribadisco ancora una volta il discorso della montagna, il capitolo 5, 6, 7 di Matteo, e sottolinea proprio questo primato dello spirito e primato della coscienza, è qualcosa di meraviglioso, anche perché Dio appare come padre. Questa è la rivoluzione che Gesù ha portato venendo sulla terra. Don Alessandro, mi puoi, non dico recitarlo tutto, ma sintetizzare il discorso della montagna? Perché noi diamo per Sì. scontato che la gente. Certo, invito a leggerlo già stasera se qualcuno volesse farlo, sarebbe interessante, penso che un po' tutti abbiano a casa un Vangelo. Il discorso della montagna, comprende i capitoli 5, 6, 7 del Vangelo di Matteo, è chiamato discorso programmatico di Gesù, cioè se uno volesse sapere cosa pensava Gesù e quali erano i suoi interessi, deve leggere quelle cose lì, prima ancora dei miracoli e direi persino, non prima, ma almeno insieme al racconto della passione di Cristo, ci sono questi capitoli nei quali si spazia dalle beatitudini, come ho detto poco fa, al discorso, all'elogio della provvidenza, quindi vivere l'esistenza fidandosi di Dio, e tutti noi sperimentiamo il senso di quello che Heidegger chiamava la finitudine, no? Il senso dell'essere inadeguati di fronte a certe esperienze che ci coinvolgono a livello interiore o esteriore. C'è quella bellissima parola di Gesù, guardate i gidi, questo nessun altro autore nel mondo ha saputo dirlo, guardate i gidi del campo, non tessono né mietono, ma vestono meglio di Salomone. Effettivamente viene fuori l'immagine di Gesù più deliziosa, guardate gli uccelli del cielo, non mettono da parte, eppure il Padre vostro celeste si prende cura di loro. E voi perché temete per il vostro futuro, gente di poca fede? E poi in assoluto c'è la regola aurea, non fare agli altri quello che non vorresti venisse fatto a te, che si spinge fino ad una dimensione impensabile, imprepensabile, direbbe von Balthasar. Amate i vostri nemici, che non significa essere scemi o deficienti o remissivi, inutilmente remissivi, significa vincere l'odio nel mondo con la logica dell'amore, naturalmente non a scapito della verità. L'amore non va mai disgiunto dalla verità, lo dico perché sono questioni che mi coinvolgono personalmente. La testimonianza della verità è una cosa, dire la verità come la si pensa nel rispetto degli altri, ma l'amore per tutti che Gesù Cristo è venuto ad annunciare è semplicemente sconvolgente, sconvolgente. È veramente difficile per qualunque cristiano che si applichi quel discorso della montagna senza un cammino ascetico frequente che però porta poi quella pace interiore che Gesù stesso ha promesso. Vi lascio la mia pace, ha detto Gesù, vi do la mia pace. Invito Allora, a leggerlo quello. ok, lo leggeremo. Dunque, tu hai fatto un discorso interessante che coinvolge poi anche Chris Ares, cioè tu hai detto amate i vostri nemici. E lui ha partecipato a una trasmissione sul perdono che abbiamo fatto, dove c'è stato un suo, diciamo, uno che gli ha fatto molto male e se n'è andato nell'altra dimensione. Lui ha detto: volevo che tu rimanessi qui per ascoltare la sentenza di condanna, ma sei andato via. E rileggere quella lettera, che era una lettera di rancore, eccetera, non so come adesso la prenda, Cristiano, come la prendi adesso quella cosa lì? Hai sentito? Amate i vostri nemici, se vuoi chiedigli perché, io. Aspetta che ti avevo mutato, dimmi, eccomi qua, ecco. È spiritualmente comprensibile quello che ha detto ed è assolutamente giusto ed è la strada che uno deve perseguire. Poi è umanamente difficile, quindi è anche sciocco dire il contrario. Sicuramente oggi, dopo anche la splendida puntata dell'altra volta, sto cercando di prendere la cosa diversamente, guardando un'altra prospettiva, cioè tutto quello che di positivo mi ha dato quella brutta vicenda, e sicuramente aiuta per avviarsi verso il giusto perdono, perché dire ti perdono è molto semplice, perdonare nella realtà e nel proprio cuore è di una difficoltà immensa. Quindi no, mi fa piacere anche che lo ripeti, perché comunque sia è un qualcosa che va rivisto e rivisitato, secondo me, e anche personalmente, giorno per giorno, per darsi una risposta e per arrivare al perdono stesso. Ma guarda, guarda Chris, che non è facile, perché anche Don Minutella deve lavorare sul perdono dei nemici, perché sai, per uno come lui che da piccolo ha sempre voluto fare il sacerdote, quando gli tolgono l'abito talare e non ha fatto nient'altro che predicare il Vangelo, insomma è una roba, e anche lui sta lavorando su questo, dico bene, Don Alessandro?
Sì, work in progress. Ma io dico anche che il perdono è la via migliore da seguire, perché ci sono studi medici che dimostrano che certe patologie mentali, psicologiche, anche fisiche, sono prodotte dall'odio che cova dentro e dall'incapacità del perdono. Invece il perdono è un laccio che si libera, cioè spicchi il volo, capito? Conviene sempre questa disponibilità al perdono. Eh sì, però io ci sto lavorando, ha ragione Red che mi conosce a questo punto. Posso dirlo, mi conosce bene. Però possiamo anche dire che il più grande insegnamento di Gesù Cristo, a prescindere da ogni cosa, è stato proprio quello, cioè il perdono sulla croce, perdonali padre perché non sanno quello che fanno. Tra l'altro il martire, come in questo caso probabilmente Don Minutella, di cui conosco la storia probabilmente parzialmente, però credo che sia la via, a prescindere dalla religione che uno sceglie, per arrivare alla verità, perché il male, o comunque anche legato al qualunquismo che un po' circonda e che ci affligge, porta le persone che combattono invece per la verità, un po' come è stato anche sotto il Covid, no? La battaglia che ci ha unito un po' a tutti, Red, ad essere dei martiri. E credo che quando ci si trova su quella via, un pochino ci si può riconoscere nel giusto, anche se già il discorso giusto è sbagliato, è un po' difficile da fare, però il martirio, per come ce l'ha insegnato Gesù Cristo, credo che sia una buona strada da percorrere, anche se molto difficile. Sì, no, ma io Cristiano sto lavorando, cioè no, non sto lavorando, è dire sto lavorando con Don Alessandro, no, è che semplicemente vedo che Don Alessandro è giustamente molto, molto arrabbiato per quello che gli è successo, però insomma, Gesù Cristo non si è arrabbiato con quelli che gli facevano tutto quello che gli hanno fatto, anche se Gesù Cristo era Gesù Cristo e Don Alessandro è sempre un Ecco, è essere. importante precisarlo questo, Red. Cioè, tu. Però stai lavorando molto bene e mi piace quello. Adesso, però, parliamo di pagine oscure della Chiesa un'altra volta, perché dice Stefania: posso fare una domanda a Don Minutello? Quando ci fu il lockdown, perché le chiese chiusero le porte? Gesù non avrebbe mai permesso questa cosa, perché la Chiesa lo fece? Ma si vede che, come si chiama? Stefania? Si vede che Stefania non conosce evidentemente la battaglia che personalmente ho portato avanti tra i pochi preti in Italia, pochissimi, che ha alzato la voce a proposito del fatto di gridare, essere intemperanti. A volte l'intemperanza comunque aiuta. Comunque, perché io ho condannato da subito questa iniziativa della CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, di chiudere le chiese in un momento in cui invece la gente aveva bisogno di appoggiarsi alla fede. Però, Red, forse non lo saprete, ma gli studi statistici recenti dimostrano che non solo da un punto di vista, diciamo così, di approccio della fede è stata una svista clamorosa quella di chiudere le chiese durante il lockdown, ma anche da un punto di vista dell'adesione non ha pagato, perché in Italia ormai si è scesi dal pre-lockdown al post-lockdown, dal 42-43% della partecipazione alle messe domenicali al 22-23%, quindi un 20% in meno. Cioè, i vescovi italiani, con questo asservimento al governo italiano di Conte, chiudendo le chiese, ha pagato un prezzo altissimo, che naturalmente merita, perché non andavano chiuse le chiese. Naturalmente si poteva procedere con cautela, cercando di non creare polemica con questa emergenza vera o presunta, ma quel che è peggio è ciò che ha fatto Bergoglio, che appunto ha parlato del vaccino come un atto d'amore. Lui che parla di ponti ma non di muri, che parla di una chiesa aperta, di un ospedale da campo, poi clamorosamente, questo purtroppo i mainstream non lo dicono perché sono sempre dalla sua parte, non solo ha chiuso la Basilica di San Pietro a chi non aveva il Green Pass, ma ha costretto tutti i dipendenti vaticani a vaccinarsi. È stato il primo stato al mondo a formulare la vaccinazione di gruppo di tutti i dipendenti del Vaticano. Sono pagine che prima o poi meriteranno un approfondimento, soprattutto se si dovesse scoprire che non c'era questa emergenza sanitaria che poi invece ci hanno fatto credere. La notizia che è circolata nei giorni scorsi del ministro
il ministro Speranza dell'interjezione telefonica, per cui diceva che se fosse vero che le restrizioni andavano mantenute anche se non era necessario, dovrebbe far molto riflettere. È veramente penoso vedere una chiesa italiana che si è prostrata dinanzi ai diktat del governo, e questo non era mai accaduto nella storia del cristianesimo. Il cattolicesimo italiano, un cattolicesimo come poco fa Cristiano parlava della categoria di martirio. Sono lieto di sentirlo questo, perché è una categoria, dicono i teologi, fondamentale, centrale, vuol dire testimonianza. E se non si testimonia il Vangelo nei momenti di emergenza, che facciamo? Guardiamo le immagini di Piazza San Pietro, il sagrato vuoto di un Papa Francesco che vuol fare odore di pecore, che parla di periferie, e poi ha avuto paura della gente che stesse a Piazza San Pietro a pregare Dio, casomai perché la fede fosse più forte della scienza e il crocifisso più forte del siero. E non è un caso che il siero sia stato presentato incredibilmente nel Natale 2020. Nel Natale 2020 è stato presentato come il nuovo Messia. C'è veramente Bergoglio, se si vanno a leggere i testi, diciamo, accosta il vaccino a qualcosa di messianico. In quell'occasione lì non c'è stato più Gesù Cristo nato a Betlemme, c'è stato il vaccino portato dai container a meno 25-30 gradi, salvo poi scoprire che in altri momenti hanno fatto il vaccino nelle spiagge. Allora, mamma mia, per fortuna che c'è Don Alessandro, prego Gesù Cristo e la Beata Vergine affinché lo proteggano fino a quando il bene vinca sul male. Oggi c'è troppa materialità, c'è uno squilibrio. La materia serve per vivere e mangiare, ma siamo stati fatti per vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Devo dire, Don Alessandro, che l'immagine del sagrato di San Pietro, completamente vuoto, con il Papa che cammina da solo, che è stato esaltato dai media come fatto incredibile, in realtà è stato uno sfacelo allucinante, è stata una resa, è stata secondo me una resa, però vabbè. Allora, la Chiesa non parla più della spiritualità perché si è votata alle cose del mondo e Apocalisse ne parla come si è tuffata nelle cose del mondo, cioè la Bibbia condanna, eccetera, eccetera. Lo spirito è la sete del pensiero, della volontà, esso è sempre portato alla ricerca. Beati i puri di spirito. Gesù Cristo è la verità, la vita, non c'è altro da dire. Non si vive di solo pane, le parabole del Vangelo sono fantastiche. Allora io devo saltare tutti i messaggi che sono arrivati, saranno un 500. Se volete, scrivete di nuovo perché vabbè. Allora, cosa pensa Don Alessandro di questa distorsione sull'identità di genere? Beh, su questo mi pare che sulla questione gender ci sia unanime consenso, almeno grazie a Dio su questo, cioè inaccettabile l'idea di distinguere l'identità fisica dalla possibilità di scegliersi poi la propria identità. Voglio dire che non la si può imporre, ecco, almeno questo, non la si deve imporre come invece sta avvenendo nelle scuole. Io girando per l'Italia col piccolo resto che seguo in tutta Italia, in Europa, e non solo, anche in America, noto che molte famiglie non mandano più i propri figli a scuole, nelle scuole pubbliche, ma preferiscono la scuola parentale o addirittura quella familiare, proprio per questo problema dell'imposizione della teoria gender. Non si può imporre, non si può imporre, la si può al limite proporre, non estorcere, questo mi sento di dire. Sento più Red. Scusa, avevo messo muto il mio microfono per far sentire la mia tua voce. Dicevo, a questo proposito, quello che tu hai detto, faccio un appello perché c'è Fabiola che cerca disperatamente un homeschooling. Tu hai parlato di scuole parentali e leggo la sua email, dice: Ciao Re, sono Fabiola, da molto tempo che ti seguo, ho due bambini che fanno scuole alternative. Abbiamo trovato una comunità con i nostri stessi ideali e facciamo fare una scuolina con pochi insegnanti. Ora, per svariati motivi, dobbiamo trasferirci in zona Macerata, Cingoli per esattezza, ma non riusciamo a trovare gruppi come il nostro anche lì. So che le realtà homeschooling si sono espanse ultimamente, ma non sono ancora ben collegate purtroppo. Tu per caso hai mai fatto delle trasmissioni parlando di queste realtà?
Sarebbe meraviglioso, ora che non ci sono più le restrizioni, poter venire a conoscenza di scuole come la nostra in tutta Italia. Sicuramente aiuteranno tanti genitori in difficoltà come noi a trovare la giusta scuola per i loro figli. Io ti ringrazio comunque per lo splendido lavoro che fa, eccetera. Lei si chiama Fabiola, quindi sta chiedendo se ci sono delle scuole homeschooling a Macerata. Quindi, se qualcuno di Macerata sa di scuole homeschooling, lo può scrivere oppure può contattare, può mettere un messaggio qui, eccetera. Quindi, allora, questo. Allora, poco conta, ma ho molta stima di Don Minutella e ciò che dice e fate, specialmente tu, Red, che dai voce probabilmente non sentiremo mai, a chi probabilmente non sentiremo mai. No, beh, Don Minutella ha un suo Radio Domina Nostra, ma perché mi hanno detto che ti hanno bloccato Radio Domina Nostra? Ho ricevuto un messaggio. Sì, è stato bloccato il canale YouTube per la seconda volta, in un video fatto diciamo, in Veneto, credo nel mese di gennaio, per incitamento all'odio. Incitamento all'odio. Sì, va così, cosa vuoi? No, ho capito, ma se ti hanno bloccato per la seconda volta significa che tu per una settimana, per qua, per 3 mesi sei sotto, che devi stare Non lo attento a ciò che dici. sappiamo ancora, con la regia stiamo cercando di capire, forse siccome abbiamo provveduto a chiedere scusa, allora probabilmente ce lo aprono anche prima di 3 mesi. Vedremo. Spererei che già la settimana prossima possa essere attivo. Comunque stiamo sopravvivendo col canale Facebook rispetto a te che hai 5 piattaforme, Red, ma te sei Red Ronnie e quindi va, ci può stare. E io ho soltanto YouTube e in qualche maniera il canale Facebook, ma comunque si va avanti, ecco. Per il momento siamo lì, ramunghi, perché seminatori di odio. Ho provato a chiedere quale potesse essere il motivo. Forse io ho detto ai miei che potrebbe trattarsi del fatto che, siccome, come te sai, abbiamo creato con quello che chiamiamo Piccolo Resto un luogo di preghiera, in provincia di Padova, a Trebaseleghe, e allora i vescovi di Padova e di Treviso si sono mossi con metodi che a dir mafiosi è poco, perché sottobanco hanno chiamato il mediatore dell'acquisto e poi hanno fatto anche altre cose non proprio lodevoli. E io ho detto in una puntata che a Padova c'è il più grosso centro islamico, dove Scipolla, si chiama così assai significativamente il vescovo di Padova, si reca periodicamente a stringere la mano nel mese di Ramadan. Ma naturalmente il mio non era un fatto personale verso l'Islam, che anzi io rispetto, purché ci sia anche rispetto dall'altra parte. In ogni caso, comunque, non era contro l'Islam la mia affermazione. Era per dire: è possibile che dei cristiani che non condividono queste aperture bergogliane si creino un loro centro di preghiera e debbano essere assaltati violentemente, come è accaduto anche a livello mediatico, e poi lo stesso soggetto che ci viene addosso, che ci salta addosso come vescovo cattolico e amico di tutti gli altri. Allora, sta Fratelli Tutti di Bergoglio dove arriva? Fratelli Tutti significa fratelli tutti, tutti, compresi anche noi, che abbiamo un solo difetto, se ci si può far passare il termine, e che ci si può anche perdonare, potremmo anche essere perdonati di questo difetto, cioè quello di non riconoscere Bergoglio come Papa. E facciamo bene, noi sopravviveremo con quella insubordinazione di cui parla Fusaro, che significa resistere a oltranza a questa deriva che Bergoglio e quella che io chiamo falsa chiesa sto portando avanti. Credo che il riferimento all'incitamento all'odio sia stato questo fraintendimento, quasi come se io stessi facendo una crociata anti-islamica. Non era questo assolutamente. Chi ha visionato il video ha potuto, grazie a Dio, verificare che non c'erano assolutamente parole d'odio verso gli islamici di Padova, ma solamente una, diciamo, addolorata presa di coscienza del fatto che il vescovo che va per il Ramadan a pregare con i musulmani, poi a noi ci impedisce di poterlo fare come cristiani. Lo trovo, se sei d'accordo, quantomeno imbarazzante. Sì, allora intanto c'è Maria Stella Ines che dice: Red, se Fabiola mi scrive in privato le posso dare dei link utili per la ricerca. Io tengo
dei corsi bellissimi d'arte per sviluppare la creatività. Grazie a Don Minutella ha riacceso un faro importante e meraviglioso di luce. Evito di fare ulteriore polemica con tutti quelli che stanno scrivendo scandalizzati perché hanno detto che tu, col cavolo, che predichi violenza, anzi, Don Minutella, quante ne stai passando? Tieni duro. Benvenuti nel Medioevo, Don Minutella. Fra l'altro, grazie Don Alessandro Minutella. Fra l'altro, Don Alessandro è l'unico in Italia che dà la vita per noi, piccolo resto, maniero sodalizio mariano. Fra l'altro, un'altra cosa, è stato allontanato dal monastero Fra Celestino, dico bene? Sì, questa è una pagina ulteriormente incresciosa che dovrebbe aprire gli occhi agli ultras e ai supporters bergogliani. Voglio dire, per chi non lo conoscesse, che Fra Celestino della Croce è un frate francescano veneto che vive in Sicilia e da qualche tempo ha aderito alla nostra battaglia. Lui vive l'osservanza francescana primitiva, quindi a piedi scalzi, estate e inverno. Pensa che quando era con me in Veneto è andato a predicare in Valbadia con meno 10 gradi a piedi nudi sulla neve. E cammina con una bisaccia, con una borsa, dove non so come faccia a sopravvivere, dorme per terra, mangia quel che trova senza mai pretendere nulla per sé. Ecco, gli è stato sottratto il convento ed è stato sospeso a divinis, cioè non può esercitare la predicazione. Sai perché? Sai perché? Perché ha detto che ritiene che Bergoglio non sia il Papa e che non può essere il Papa uno che va contro il Vangelo. Questo è l'unico errore, mentre te poco fa citavi i preti pedofili, per ora tiene banco in Vaticano e non solo, ma in maniera purtroppo non così popolare, la vicenda del padre Marco Ivan Rupnik, gesuita, seriale violentatore di suore, che doveva essere ridotto allo stato laicale. Bergoglio non ha firmato la riduzione e quello lì è ancora a Roma, che resta ancora tutt'oggi impunito, pur essendoci prove schiaccianti. Fra Celestino, invece, che vive il Vangelo, l'osservanza francescana, è Ramingo adesso, non si arrende, sta con me, sta con noi, è un'arma preziosa per testimoniare il primato del Vangelo. Veramente Fra Celestino non ha bisogno di predicarlo il Vangelo, lo dico perché non lo so se lui ci ascolterà. Forse sì, però, forse sì, perché si è passata voce nel piccolo resto che ci sarebbe stata questa diretta. Casomai lo saluto, lui lo vive il Vangelo e quindi trovo increscioso questo. Ha scritto 10 lettere al suo vescovo per dirgli possiamo incontrarci e parlare di alcune cose che non mi convincono di Papa Francesco. Non ha mai ricevuto risposta dai luogotenenti della Chiesa Misericordiosa. Beh, stiamo vivendo un periodo in cui, come diceva Cristo, c'è la separazione del grano dalla pula, no? C'è chi dice che siamo al momento del giudizio universale, in questo, di sicuro non abbiamo mai attraversato un periodo come questo, Don Alessandro. Eh sì, direi di sì, te hai citato la parabola di Gesù nel Vangelo. Io mi rifaccio molto di più invece al libro dell'Apocalisse, in quell'elemento selettivo tra i giusti e gli empi, tra coloro che sono accoliti della bestia e del marchio della bestia e coloro che invece restano fedeli a Dio. E io penso questo, Red, lo stiamo vivendo. Molti segnali lasciano intendere che siamo in presenza di qualcosa che accadrà. Non voglio naturalmente suggestionare nessuno, è una cosa che penso io, però molte cose mi fanno credere che ci stiamo orientando verso una conflagrazione storico-cosmica che deve per forza di cose passare lo straccio sul tappeto dell'umanità, perché è un'umanità allo sbando, corrotta, smarrita, divisa, partitica, insomma. Così non si può più andare avanti, anche per quello che riguarda le grandi questioni sul tappeto del futuro mondiale. Per esempio, l'altro giorno ascoltavo De Benedetti, che non ha bisogno di presentazione, analista geopolitico, che diceva che lui ritiene che la terza guerra mondiale non è più solo un'ipotesi, ma diventa sempre più qualcosa di concreto, soprattutto se la Cina continua a spendere milioni di yen per la corsa agli armamenti e le spese militari. E lui diceva ci potrà essere questo scontro Washington-Pechino. Non è così peregrina come idea, soprattutto se lo dice De Benedetti, non Don Minutella. Io posso solo dire che
vedo uno scenario preoccupante, anche perché Red, nella storia dell'umanità, quando l'uomo perde di vista lo spirito e la coscienza, subentrano i totalitarismi devastanti di qualunque tipo. Beh, io te l'ho anche ricordato che guardando un film epico come Sodoma e Gomorra sono rimasto incantato perché raccontava quello che stiamo vivendo oggi. Eh sì. Allora, caro Don, a me al tempo del lockdown fu proibito al mio sacerdote di recarmi in chiesa per recitare il rosario. Mamma mia, ricordate un altro siciliano, Biagio Conte, ha fatto tanto bene, non era immischiato con la Chiesa, semplicemente predicava la parola di Dio e non sedeva certo nella ricchezza vaticana. Questo è. Sì. Io ti volevo far vedere, Don Alessandro, io ho pubblicato una cosa molto illuminante di Lucio Dalla, dove parla anche di religione. Lucio Dalla andava a messa. Tutte le tavole messa aveva, cioè era molto cristiano e ecco, senti quello che dice, poi lo commentiamo. Io sono credente, mi sento cristiano, però io non sopporto da vero cristiano neanche lontanamente di pensare che la Chiesa politica organizzata e strutturata come oggi corrisponda al messaggio di Cristo. Proprio non ci penso nemmeno per sogno. C'è un papa che va in Africa e dice agli africani non dovete usare il preservativo. È una cosa folle, ma veramente folle. Ma no, non è solo nel comunicato che dice, ma nella presunzione di essere lui guida di un popolo che non conosce, di ragioni che non affronta, di essere una specie di esposizione di gioielli, di oro che va in giro per il mondo, che parla dei palestinesi che non hanno da mangiare, dice mi dispiace che non hanno da mangiare, e poi dopo è praticamente una specie di pubblicità. Allora, quando io guardo queste cose, dico per fortuna che c'è nascosta nell'anima anche più confusa un qualcosa di vitale, che è l'insegnamento di Cristo, che non è l'insegnamento del Papa, di questo, di quell'altro, o di quella, che dice che attraverso la privazione si riesce a capire il mondo, non attraverso la pubblicità. Attraverso la privazione si riesce a capire il mondo. Ti identifichi in queste parole di Lucio Dalla? No, non fino in fondo, però mi identifico nel grido di un Lucio Dalla che cercava anche lui il primato della coscienza, quello senza dubbio, si vede che quello che dice lo dice con forza, lo dice forse anche con dolore, forse è caduto in più di un equivoco, perché il Papa deve essere libero di parlare al 1 miliardo e 200 milioni di fedeli cattolici cui ha il dovere di dire qual è la regola morale della Chiesa. E per la Chiesa, con tutto il rispetto per Lucio Dalla, l'uso del preservativo pone più di qualche problema. Poi, naturalmente, il Papa, in quel caso era Benedetto XVI, non indossava la croce pettorale d'oro, che è sempre, senza dubbio qualcosa di meglio rispetto a quella orrenda di Bergoglio per sfoggio di potere o di successo. Benedetto XVI è stato il cultore del Logos, figure di laici non confessionali ancora oggi ne rimpiangono la grandezza di pensiero, un uomo mite, umile, che non si è piegato alla dittatura del relativismo. Mi dispiace, mi rammarica il fatto che Lucio Dalla non abbia potuto conoscerlo bene, si sia fermato solo a quello che il mainstream dice. Questo è un rischio dal quale anche i grandi come Lucio Dalla dovevano o devono guardarsi, cioè andare a fondo nelle cose. Papa Benedetto XVI, per esempio, per quello che riguarda i palestinesi, fu accolto con grande affetto, non solo dai cattolici palestinesi, che sono la stragrande maggioranza dei cattolici in Terra Santa rispetto, per esempio, agli ebrei come numero di identità, ma fu anche il Papa stesso a garantire aiuti economici senza sbandierarli, come oggi invece viene fatto dal Vaticano, perché dice Gesù nel Vangelo: non sappia la tua destra quello che fa la tua sinistra. Se faccio un'opera di bene non devo sbandierarla, non devo pubblicizzarla, non devo renderla nota. E credo che Benedetto XVI fosse uno che ci credeva al Vangelo. E naturalmente non tocca a me difenderlo, io sono un piccolo che cammina, un nano che cammina sulle spalle dei giganti,
Allora, in questa dichiarazione Lucio Dalla colgo positivamente questo grido del primato della coscienza e questo bisogno di ritornare a Cristo, questo senza dubbio. Mi dispiace invece che sia in corso in una visione, secondo me, un po' superficiale circa l'operato di Benedetto XVI, che tanto più lo rimpiangiamo quanto più vediamo i disastri di un papa pop theology, pop action, che in definitiva non trasmette più nulla alla dimensione diffusa del cristianesimo in crisi, ecco. Quindi col senno del poi c'è da rimpiangere Benedetto XVI. Sai, oggi c'è una tendenza, Don Alessandro, a delegare ad altri la soluzione dei problemi. Cioè, ad esempio, c'è Vero. chi dice speriamo arrivino gli alieni o gli extraterrestri che sistemino tutto, o c'è come chi in questo commento, Gesù, pensaci tu, scendi dalla croce e stronca le lobby farmaceutiche. In realtà siamo noi che dobbiamo farlo, non dobbiamo aspettarci che siano gli altri a farlo. Certo, condivido pienamente quello che dici. È molto facile, soprattutto in tempi di social, di dibattito così virtuale, scaricare sempre sugli altri le responsabilità. Questo ci caschiamo tutti, compreso il sottoscritto, che però si vuole impegnare anche a dare una testimonianza personale pagata con il sacrificio e il dolore. Credo che una vera testimonianza regga da qualunque parte venga, lo insegna la storia non solo del cristianesimo e delle religioni, ma la storia umana in quanto tale, misteriosamente comporta sempre un grado di sacrificio. Seguire la coscienza e volere tracciare sulla polvere della storia i segni dell'amore, della verità, della giustizia, inspiegabilmente comporta sempre un sacrificio. Io vengo e sono di una città dove la testimonianza di figure come Falcone e Borsellino, che certo non erano chierichetti, soprattutto il primo, perché Borsellino in realtà forse lo era stato, è cresciuto sempre all'ombra del campanile, ma Falcone no, eppure hanno scritto delle pagine, come tutti noi sappiamo, indimenticabili. È misteriosa questa legge inframondana. Chi testimonia la verità paga di persona. Solamente chi paga di persona è credibile. Quindi tu sei credibile. Eh beh, devo dirti che agli occhi di me stesso, che non è poco, non faccio fatica a rendermi tale. Se guardo il palmarès delle condanne, te sai che adesso che io ho fatto questa trasferta prolungata al nord, praticamente si sono attivati almeno 5-6 vescovi, compreso il patriarca di Venezia, per mettere in guardia dal pericolo numero uno, come un criminale, come un criminale. Beh, vabbè, il pericolo numero uno, una volta c'era una canzone, era la donna, adesso è diventato Don Minutella, quindi E senti. a proposito delle donne, hai saputo che Bergoglio 2 giorni fa apre ai preti sposati, quindi c'è spazio per tutti ormai. Ok, allora Elisabetta dice: mio figlio farà la cresima maggio. Il padrino madrina verrà imposto dalla parrocchia e corrisponderà alla figura della catechista. Motivo: il padrino o madrina deve avere una vita cristiana esemplare. Ma è allucinante questa cosa. Non si può imporre, non si può imporre. Meglio senza, piuttosto che imporre una figura esterna. Non sono affatto convinto di questa scelta, non so dove sia avvenuta, non la condivido affatto. Pastoralmente la trovo una forzatura, perché il padrino e la madrina deve comunque essere sempre un punto di riferimento anche affettivo, di empatia col cresimando. Quindi queste scelte lasciano il tempo che trovano, e ancora una volta sono il segno di una crisi identitaria molto profonda, quando non è mai accaduto che il padrino o la madrina lo scelga il parroco. Niente di più strambo da questo punto di vista. Sono d'accordo con Elisabetta. Senti, che cos'è la spiritualità? La spiritualità è la voce della coscienza che echeggia tra le valli deserte della storia umana. Cioè, Ti piace? mi piace molto come titolo di un tema, fantastico, ma vai un po' Ma mi è oltre. venuta adesso l'immagine, se dovessi ripeterla non me la ricorderei più. Sì, no, fantastico. Senti, Chris, tu hai assistito a tutto. Aspetta che ti tolgo il mute. Eccoti qua. Eccoti, Chris. Sembra il castigo col muto. Hai Dimmi. delle considerazioni?
Guarda, sì, hai fatto bene a mutarmi perché poi ero talmente preso e coinvolto dal discorso che commentavo, anche sapendo di essere mutato, parlavo un po' da solo. Eh sì, di considerazioni ce ne sarebbero tantissime, sarebbe stato da farne magari step by step per evitare di perdere un po' il filo del discorso. Una cosa che a me un pochino disturba, devo dire la verità, soprattutto quando si tratta di un esponente religioso che cerca un po' di spiegare il motivo per cui la sua religione o quella religione vada seguita proprio in quel modo. Per esempio, quando hai fatto sentire l'intervento di Lucio Dalla, un intervento lucido, un intervento sicuramente motivato anche dal momento. Soprattutto ha toccato il discorso dei preservativi in popoli come quelli africani che sono afflitti dall'AIDS più di qualunque altro popolo al mondo. E capisco il discorso di essere un po' conservatori, quindi di non riconoscere in questo Papa il Papa della religione cattolica per eccellenza, ma vederlo più in un Papa come era quello precedente. Il problema è questo, è che però a questo punto ci si va a confrontare con dei discorsi sociali, reali, con delle piaghe talmente grandi che riportare tutto a una dimensione dogmatica, purtroppo, che non è spirituale, ma è dogmatica, ovvero abbiamo problemi con noi cattolici abbiamo problemi con l'uso del preservativo, non va usato. È impossibile per un pensante, per una persona pensante, accettare che ci sia un massacro libero per parola di un uomo così potente come il Papa e che venga accettato perché? Perché il preservativo non si usa, perché noi siamo stati generati e creati per procreare, ovvero noi facciamo sesso solo per dare alla luce nuovi figli. Si capisce che in questo meccanismo c'è No, qualcosa che questo non va. non è vero. Questo, scusami Cristiano, permettimi, ti stavo ascoltando con attenzione, però bisogna essere precisi. Non è vero che la Chiesa insegna che il sesso è solo per procreare. Questa è un'imprecisione imperdonabile. Perdonami, ma non è No, così. La no, Chiesa prego, non prego. insegna affatto che la sessualità sia solo per procreare, perché altrimenti le coppie che non possono avere figli sarebbero costrette a non fare l'amore, e questo la Chiesa non lo insegna. E Giovanni Paolo II, vi invito a leggerlo, ha Però fatto. vieta la contraccezione, quindi se tu fai sesso, deve essere fatto per procreare. No, 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 ripeto, è una visione superficiale e non completa. La Chiesa insegna, stavo dicendo infatti che ci sono un ciclo di catechesi di Giovanni Paolo II memorabili, che il primo motivo dell'unione tra uomo e donna è l'amore, perché altrimenti anche la procreazione diventa un fatto meccanico, tecnico, è come il film di Fantozzi con la cintura di castità, per cui lui praticamente non riusciva a trovare la chiave della consorte. No, non gettiamola sul ridicolo. La Chiesa insegna che i due motivi dell'unione carnale sono non solo la procreazione, che fino a prova contraria è un fatto comunque ovvio e scientifico, ma è ovvio, direi sperimentale, ma è l'amore, l'unione, perché altrimenti le coppie sterili che fanno non si uniscono, no. Quindi E allora perché vietare il preservativo? Se Come? io sto facendo un atto d'amore e lo faccio con il preservativo, non è che manca d'amore se uso un Vedi Cristiano, contraccettivo, soprattutto ma per vedi evitare delle Cristiano, malattie che stanno distruggendo l'umanità. certo, però c'è una visione molto più ampia che la Chiesa, nonostante la visione un po', diciamo così, pansessualista della nostra epoca, vuole proporre, una visione più integrale della persona umana, per cui la sessualità non è solo la ricerca del piacere fisico, ma è dentro un orizzonte più ampio. E bisogna lasciare la libertà, come in tutte le religioni accade, che anche la Chiesa possa dire come la pensa. Cioè, se Benedetto XVI ha detto che l'uso del preservativo non è quello che risolve il problema dell'AIDS, e questo è anche vero da un punto di vista scientifico. Un esercizio attento della sessualità protegge molto più del preservativo. Cioè, guarda, Vabbè, guarda, dai, aspetta. no, fermati, fermati, Chris, guarda che ha ragione. Cioè, il concetto di, vabbè, l'AIDS, poi dopo. Qui si va in una cosa, guarda, qui si va in un mondo che però dopo dicono che è complottismo, cioè l'AIDS è arrivato nel momento giusto per impedire alle persone la cosa più bella, che era il contatto d'amore, mettere una barriera di plastica alle persone. E ti posso dire, sì, guarda, lasciamo perdere perché altrimenti andiamo veramente. Poi privatamente, Chris, ti spiego
cosa è successo, perché io l'ho vissuto quel periodo dell'AIDS, perché facevo i programmi in quel periodo, ho incontrato anche persone, eccetera, addirittura frequentavo San Patrignano, dove, guarda caso, le persone erano quasi tutte tossicodipendenti, quasi tutti avevano l'AIDS per la questione della siringa, quindi non è, cioè c'è tutto, è tutto un discorso, come adesso non si parla più di AIDS, però l'AIDS c'è sempre stato, come le strade di San Patrignano, però andiamo in una, lasciamo perdere il preservativo, quindi ci sono tantissime, mamma mia ragazzi, perché vabbè, niente, ci sono molti, guarda Don Alessandro, ci sono molti che comunque parlano, sono molti, sono arrabbiatissimi per questo fatto dei preti pedofili, e quindi ci sono moltissimi che sono benissimo, è la vergogna del nostro tempo quella della pedofilia nella Chiesa. Giovanni Paolo II aveva appena cominciato, forse doveva pensarci prima, non lo so, e Benedetto XVI invece, sembrerebbe che voglia fare l'apologia di Papa Benedetto, ma sarà la storia a consegnare la grandezza di quest'uomo. Benedetto XVI ha messo subito mano a questa piaga tremenda nella Chiesa, che è quella dei preti pedofili. Guarda, Red, non occorre andare molto lontano, io ti dico che il discredito che la pedofilia nella Chiesa ha prodotto è stato tremendo. Io sono stato parroco prima di iniziare questa battaglia nelle periferie della città di Palermo, periferie grigie, dove ho portato lo spirito prima di tutto, perché per me il riscatto sociale passa dal primato dello spirito, e ricordo molto bene che io decisi in quel periodo lì, me lo ricordo bene, in cui scoppiò lo scandalo della pedofilia, di non confessare più i bambini di prima comunione nel mio studio a porte chiuse, penso un po', ma mi mettevo all'altare, facevo le confessioni in modo tale che i genitori, le mamme, potessero vedere che io confessavo all'altare i bambini, i loro bambini. Tale era il discredito che purtroppo la piaga della pedofilia ha portato. Devo anche dire che la pedofilia non esiste però solo nella Chiesa Cattolica, è una piaga presente nella perversione del cuore umano e degli istinti più bestiali dell'essere umano. Questo va detto, non è che esiste solo nella Chiesa la pedofilia. Ma certamente è una piaga che ha segnato la storia del cristianesimo romano tra la fine del Novecento e la prima decade del 2000, e che sta lasciando tracce, ahimè, solchi profondi che avranno bisogno di tempo per essere rimarginati. Un prete pedofilo è quello che di più mostruoso possa esistere. Usare la religione, il potere sacro per abusare di un bimbo è più che demoniaco, è più che demoniaco. Ok, hai altre domande, Cristiano? Hai altre cose con cui ti vuoi non confrontare, ma unire? Unire, no, confronto, a me non piace il confronto. Unire. Sì. Beh, diciamo che io, come ho detto all'inizio, viaggiando molto ho conosciuto molte religioni, e devo dire che in ogni religione ho trovato una bellissima parte dell'essere umano, perché poi nascono con le migliori intenzioni e poi finiscono per diventare un mezzo di potere, come abbiamo detto, e quindi per denaturarsi, e questo è successo in tutte, e anche quello che è successo al Don, voglio dire, è proprio la riprova di questa cosa qua. E io ho sempre pensato una cosa attraverso tutte queste religioni che ho conosciuto, è che la risposta alla nostra spiritualità e ciò che realmente siamo è molto più vicina a noi di quanto poi noi con la nostra le nostre fantasie abbiamo creato attraverso dei o divinità varie, e questo io, diciamo, avrei voluto capire o diciamo sapere anche l'opinione del Don. Noi siamo figli di questa terra, anche scientificamente, studiando un pochino possiamo vedere tante cose che combaciano, no? La nostra struttura molecolare, noi siamo tutti a base di carbonio, proprio come la nostra madre terra. Io sono, devo dirlo, mi dichiaro adesso, cioè sono un figlio di madre terra, sono un figlio di Gea, o come la vogliamo chiamare. E come mai abbiamo questa necessità di trovare tutta questa articolazione alla nostra spiritualità, quando invece potrebbe essere realmente più semplice, come poi disse anche Gesù Cristo, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, che è
basta quello per dare realmente tutte le risposte a ogni cosa, perché poi andiamo a costruire storie su storie, personaggi su personaggi, andiamo a rendere complessa qualcosa che poi realmente invece sarebbe così semplice. Mai, non sono riuscito a capire bene, però da quel che mi pare di aver colto, credo che quella che te chiami complessità in realtà è un'evoluzione con aspetti negativi, evidentemente perché tutto ciò che è umano non è perfetto, è perfettibile, ma non mi pare di poter dire che lo sviluppo dello spirito possa corrispondere necessariamente alla complessità. Te saprai che quando Barnard fece il primo trapianto di cuore, da materialista positivista com'era, ironicamente disse che non aveva visto l'anima. E che anche quando c'è stata la prima spedizione, diciamo, come si dice, della navicella spaziale, dissero che non avevano visto Dio. Ecco, questo dimostra che il tema della spiritualità è un tema che, dai vari approcci con cui lo si affronta o lo si combatte, richiede quella che te chiami complessità, che è necessità di un approfondimento multilaterale. Io la penso così. La Però, semplicità. vedi. Condivido con te però l'esigenza di una semplicità, questo mi trovi assolutamente d'accordo. Più è semplice il messaggio, più è semplice il messaggio e più è gradito, su questo siamo d'accordo, ci mancherebbe altro. No, perché poi Ma si rischia comunque di arrivare alle risposte che ti dà il chirurgo che opera il cuore o all'astronauta che va sullo spazio. Cioè, quella complessità nel creare un personaggio visivo, un luogo tipo il cielo, le nuvole, dove si trova questa divinità di turno, la sminuisce, sminuisce la spiritualità stessa, perché la rende troppo materiale e la rende Guarda, insensibile. guarda Cristiano, secondo me non è tanto un fatto di che cos'è la religione, qual è la religione, eccetera. Andiamo verso una spiritualità e tutte le spiritualità, come diceva prima Don Minutello, Gandhi poteva essere cattolico, induista, musulmano, eccetera, ma era una persona che predicava la satyagraha, la lotta non violenta, e ha impersonificato tutta la sua vita questa lotta non violenta. In tutte quelle che vengono chiamate religioni ci sono dei profeti, ci sono delle persone che hanno parlato in maniera incredibile. Cioè, poi è chiaramente succede che la religione venga strumentalizzata, e allora hai casi come ad esempio l'Islam, che dice che Allah lo vuole, in nome di questo si fanno, ma queste sono strumentalizzazioni. Cioè, il tema oggi è una spiritualità. È chiaro che è difficile oggi parlare di spiritualità perché non ne parla nessuno. E quindi si scende nella chiesa, hai capito? Allora, l'Efreviano, sei un Lefreviano tu, Don Minutella? Ma no, diciamo strettamente detto no, No, perché però dicono molta. Minutella ora fa il moderato, ma nelle sue dirette è molto conservatore, soprattutto è un refrevia. Lefebriano, ma non capisco cosa significhi che faccio il moderato. Stasera dove sto facendo il moderato non riesco a capirlo. Ma sto dicendo quello che sempre dico nelle mie dirette. E non sono un lefebriano strettamente detto perché non appartengo alla cosiddetta fraternità di Lefebvre, però nutro grande stima nei confronti di Monsignor Marcel Lefebvre, che non ha bisogno ovviamente della mia presentazione. Lo ritengo un profeta dei nostri tempi, inascoltato ed emarginato, come sempre succede a chi esercita la profezia. Allora, c'è una cosa interessante, guarda Don Alessandro, perché dice: a me non piace il Papa e nemmeno il Dalai Lama. Ok, noi abbiamo in questa era una crisi dei leader religiosi. Io personalmente ho incontrato il Dalai Lama e non ho provato nessuna emozione, cioè nel senso, lo posso dire, Ma stai perché. leggendo Ed o è la tua No, no. esperienza? No, 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 io è una mia esperienza. No, 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 io ti dico una mia esperienza. Ho incontrato il Dalai Lama e non ho provato, cioè, credevo di incontrarmi di fronte sai, quando ti incontri contro un capo di una religione, un leader, chiamatelo come volete,
devi sentire un certo, e non l'ho sentito. E in questa cosa, cioè, che mi ha scritto Alessandra, che dice: a me non piace il Papa e nemmeno il Dalai Lama, noto che a questo punto che c'è una crisi nei rappresentanti supremi delle varie religioni. Sì, sì, è condivisibile, non conosco il Dalai Lama. A dire il vero, pensavo diversamente da quello che ho visto, però credo a questa tua, diciamo, esperienza. Però il problema c'è, sicuramente i leader, ma non solo religiosi, di tutte le istituzioni, comprese forse soprattutto quelle politiche, lasciano molto a desiderare, e preferisco non fare, diciamo, non voglio sforare il tema della guerra ucraino-russa, perché non voglio sconvolgere nessuno, ma se penso al confronto tra i due leader mi fermo qui. Allora, non metti sovrappressione il commento, perché c'è il nome e dice una cosa che non voglio che venga divulgata. Uno ha commentato: finalmente un uomo sincero, un prete sincero, che ha parlato della pedofilia senza nascondersi. Mio padre era un pedofilo. Lui stesso una volta disse che in orfanotrofio abusarono di lui. Questo purtroppo sono i danni inevitabili che poi dopo questi comportamenti generano in chi li subisce, perché poi alla fine per un bambino, cioè, sono danni incredibili questi. Eh sì, certamente, ma vorrei aggiungere che grazie a Dio però non sono l'unico che ne parla con verità e con libertà, ci sono tanti, e io vorrei spendere adesso una parola in favore di tanti sacerdoti anonimi, di cui non si parlerà mai se non perché casomai creano qualche scandalo, diversamente se lavorano con intelligenza, con serietà lungo tutta la penisola, sono anonimi, restano anonimi, ma rimangono alcuni di loro, non tantissimi a dire il vero, ma ce ne sono, punti di riferimento per la gente comune, grazie a Dio, questo va detto. Speriamo che la Chiesa di Roma possa superare questa fase così di involuzione inaspettata, a dire il vero, perché si era cominciato con un entusiasmo nel post-concilio degli anni 70 senza precedenti, e invece siamo alla frutta. Speriamo bene. Anche la formazione dei preti è un tema che andrebbe trattato, ma naturalmente è ad uso interno questo. Io non insegnerò mai teologia, pur essendo due volte teologo, non sarò mai chiamato a insegnare teologia negli atenei pontifici, questo almeno che non arrivi l'Apocalisse. Allora, oggi si parla tanto di operatori di luce o semistellari, che sono delle anime che si sono incarnate in questa vita per essere di esempio e aiutare gli altri a risvegliarsi, e questa cosa lo sappia riguardo a qualsiasi religione. Sono persone normalissime, semplicemente la loro vita è animata da amore incondizionato. Lei, Don Alessandro, cosa ne pensa? Penso due cose, che può avere una duplice interpretazione dal punto di vista della posizione cattolica, e cioè o un riferimento a vere e proprie presenze spirituali, che noi chiamiamo l'angelo custode, per esempio, o gli spiriti celesti, o anche anime di defunti che ci stanno vicine e che non devono essere necessariamente i familiari stretti che abbiamo perduto, che ne so io, padre, madre, nonni, no, non necessariamente quelli. A volte si possono percepire accanto a noi presenze di anime di defunti che ci stanno vicini per quel misterioso intreccio di legami che sfuggono a noi stessi e che servono e permettono di andare avanti. Quanta gente sperimenta questa partecipazione di luce a presenze che vanno al di là della dimensione sensibile. Dunque, io ho conosciuto di persona, frequentandola per diverso tempo, Natuzza Evolo, una mistica calabrese morta nel 2006, mi pare, adesso mi ricordo 2010. Comunque l'ho frequentata per un po' di tempo. Lei, è incredibile, Red, lei aveva rapporti con le anime del purgatorio, cioè quando io sono andato mi ha detto cose che solo io sapevo sul mio conto, e quando ha visto il mio stupore, ero a bocca aperta proprio quando la incontrai, una semplice donna dell'entroterra calabrese, mi disse: non vi stupite padre, ero già sacerdote, queste cose me le dice, per dire, un defunto che lei non poteva conoscere, ecco. E molta gente incontrandola ha sperimentato questo, e non è l'unica in Italia, lo sappiamo, ci sono queste però devono essere credibili, ovviamente, e ci sono questi ponti con il soprannaturale che ci aiutano, perché non possiamo sempre noi avere la pretesa di raggiungerlo, questo legame,
da noi stessi, non possiamo sempre pensare di farlo. Queste presenze come quella che ho citata di Natuzza ci aiutano moltissimo a scoprire una dimensione altrimenti sconosciuta ed è un vero peccato che la gente non le sappia queste cose, perché poi quando si confrontano col tema della morte di un caro e di una persona a cui hanno voluto bene, per loro è come se finisse per sempre tutto, non è così, si possono mantenere dei legami, spero di non sconvolgere nessuno, ci sono dei legami che talora sono molto più forti di quelli terreni con quelli che vengono chiamati i trapassati, i defunti. Ecco, difatti Natuzza Evola, grande mistica, amo molto Natuzza Evola, eccetera. E c'erano molte domande che io ho passato, ma scorrendo le ho viste, che riguardavano appunto, ti chiedevano, Don Alessandro, cosa ne pensavi di Sonia Benassi? Io ho intervistato Sonia Benassi e mi è successo quello che tu hai detto con Natuzza, cioè lei mi ha parlato di cose che non poteva sapere come messaggi che arrivano dalle anime. Ecco, cosa pensi di questa comunicazione che c'è con le Penso anime? che, certo, sì, no, è bella la domanda. Penso che è legittima perché è presente anche nella Bibbia. Naturalmente occorre essere molto prudenti, perché ci sono forme, come te ben saprai, di camuffamento o di imbroglio vero e proprio. Però quando uno ha le prove oggettive come le ho avute io con Natuzza, allora è evidente che siamo in presenza di un ponte di comunicazione. È un vero peccato, lo ribadisco, che oggi la stragrande maggioranza della gente pensa che con la morte termini tutto. In realtà non è così, è un passaggio misterioso, enigmatico per certi versi, che però proietta in una dimensione che già possiamo sperimentare sulla Terra nel contatto con i nostri cari. Io personalmente coltivo, come fanno tanti altri del piccolo resto, nella preghiera questo legame con le anime che si chiamano del purgatorio. Le invoco, me le trovo amiche in momenti difficili, chiedo loro qualche volta un aiuto che arriva, e così anche al mio angelo custode, che è qualcosa di diverso dalle anime dei defunti, gli spiriti celesti, a cui purtroppo tanti non credono più. E invece esistono questi spiriti che non sono defunti, cioè uomini o donne morti, sono spiriti celesti, sono angeli, come li chiama la Chiesa, che ci stanno accanto, ci proteggono, ci assistono, ci aiutano nel combattimento, parimenti con quelli che sono gli angeli del male, gli spiriti del male. È proprio una battaglia che si svolge attorno a noi, e sarebbe interessante che la gente lo capisse questo. Speriamo che in un modo o in un altro questo mondo carsico esploderà prima o poi, perché la gente ha un grande bisogno di sapere cosa c'è dopo questa vita. Allora, sono rimasto molto indietro con i messaggi. Questo riguarda il fatto appunto del crollo dei leader religiosi. Antonello Brunetti, che fa meditazioni, eccetera, dice: questo succede perché non è più tempo di seguire leader o guru di alcun tipo, ma di riscoprire la divinità in noi e cominciare a sentire e a fidarci di ciò che risuona profondamente dentro di noi. Sì, però i maestri di spirito ci servono. Temo in questa formulazione una forma di anarchia pericolosa, nel senso che senza dubbio dobbiamo ognuno di noi coltivare la dimensione dello spirito, però per quel che mi riguarda, per esempio, io ho sempre fatto molto affidamento a chi ha vissuto prima di me l'esperienza dello spirito e l'ha testimoniata fino alla fine. Parlo dei maestri di spirito, dai padri della Chiesa, ai maestri del Medioevo come Bernardo di Chiaravalle, ai teologi come Tommaso d'Aquino. Sono senza dubbio punti di riferimento i cui testi ci aiutano a sondare il mondo dello spirito. Far da soli, il far da soli è un po' pericoloso, non è un kit, la spiritualità non è un kit che te apri e lo ricomponi da solo. Anche quello, in effetti, se non sei esperto, finisci col rovinarlo. Per cui appoggiarsi a chi prima di noi ha vissuto tutto questo lo trovo assolutamente utile e umile. Utile perché così non si devia, e umile perché da soli non possiamo pensare di approdare alle sorgenti dello spirito. Dobbiamo interpellare chi l'ha fatto prima di noi. Io personalmente, lo ripeto, trovo sempre molto bello sprofondare nei miei libri. Qui ce n'è una parte, non sono tutti i miei questi, comunque a casa c'ho tutto il resto, i maestri di spirito, i mistici soprattutto, che hanno un'esperienza di Dio molto forte. Per esempio, quando Giovanni della Croce, San Giovanni della Croce, cui, per esempio, te lo saprai, Giuni Russo ha dedicato una delle sue ultime canzoni prima di morire, quando scoprì di avere un brutto male e diventò terziaria carmelitana, scrisse una canzone proprio sulla notte oscura.
cioè quel tempo di desolazione che tutti attraversiamo, di buio profondo, inevitabile per crescere. E Giuni Russo scrisse in quel momento in cui scoprì che stava per morire questa bellissima canzone che fu poi lodata anche da Franco Battiato, in cui cantava i versi mistici di Giovanni della Croce, che dice che c'è una notte oscura. Allora, se uno la gestisce da sé, non so come facilmente ne può dedurre il meglio. Invece, se si appella a chi l'ha codificata questa esperienza, allora va bene. Quindi io direi che rispetto alla domanda fatta, tutti e due gli aspetti devono andare insieme. Ci vuole un'esperienza personale, un discernimento della coscienza personale che però è mediata dai maestri di spirito che hanno codificato sulla loro pelle questo cammino dello spirito. Ma non è rischioso però scegliere anche i maestri sbagliati, perché l'errore potrebbe comunque Ma esserci, voglio dire, sì, però, si decide. sì, però vedi, dipende come sei. Io personalmente diciamo, tutto ciò che io ho imparato, cioè io ce l'avevo dentro di me, però ho incontrato un maestro, ho incontrato una persona che mi ha fatto capire le mie possibilità, qual era il mio compito, qual era, ma credo anche che Gesù Cristo sia andato da Giovanni, no? No, da chi è andato, però da un profeta che Sì. gli ha No, insegnato. in realtà ci sono studi che dicono che Gesù avrebbe uso il condizionale perché è giusto rispettare le ipotesi, frequentato la comunità essena a Qumran, che come tutti risaputo è una comunità di monaci, addirittura sembrerebbe che avesse dei parenti, e questo è molto probabile, che Gesù avesse dei parenti antenati da parte materna soprattutto, per conto anche, come te dicevi, di Giovanni Battista, il quale verosimilmente anche lui è stato per un po' di tempo in quello scenario, non so chi di voi è stato lì, assolutamente mistico, che sono le grotte di Qumran. Sei mutato. Non si sente, Red? Sei mutato, Red. Ah, ok, mi sono mutato al solito. Dicevo che ognuno di noi deve comunque avere qualcuno che lo aiuta a non a capire, perché noi ce l'abbiamo dentro di noi, la divinità è dentro di noi, ma togliere il superfluo, a capire le possibilità, a darci fiducia, a dire stai andando. All'inizio i bambini hanno bisogno di qualcuno che li tiene per mano quando iniziano a camminare. Quando uno va sulla bicicletta, ha bisogno di avere il papà che ti tiene dietro e dice vai tranquillo, poi alla fine lui ti lascia e tu vai da solo. E noi tutti abbiamo bisogno di questo. Ti faccio un'ultima domanda, don Alessandro. Poi ti lascio andare, anche perché ormai è più di 2 ore, quasi 2 ore che siamo in diretta. Allora ti volevo chiedere questo: se Gesù Cristo venisse oggi, sarebbe osteggiato come è stato osteggiato quando è venuto la prima volta? Bella domanda. Intanto mi fai ricordare quella pagina del Vangelo dove Gesù dice, forse con una punta di rammarico, quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra. Beh, certo, ritengo che se venisse ora Gesù non sarebbe molto soddisfatto dei cristiani, personalmente. Spero però voglio dirlo con tutto il rispetto e spero di non urtare nessuno. Non lo so, Red. Credo che si ripeterebbe quello che è accaduto la prima volta, cioè quelli che si ritengono giusti e santi lo respingerebbero. Invece gli ultimi, e con ultimi non intendo solo sul piano sociale, ma soprattutto gli Anawim, come dice la Sacra Scrittura, cioè i poveri di spirito, gli umili, i semplici, i genuini. Perché la sfida è mantenersi genuini fino alla fine. E visto che questa è l'ultima domanda, io vorrei rispondere a questo con un'ultima suggestione letteraria. Nei Fratelli Karamazov si legge quella pagina, anche questa superlativa, in cui Alexei, uno dei fratelli, dopo essere stato con lo starez Zosima, decide di farsi monaco. È giovane, è fresco, è bello e lo deve dire al padre. Il padre è un uomo consumato dalla vita che beve vodka e quando si sente dire dal figlio Alexei che
e vuole farsi monaco, il padre risponde così più o meno, lo dico a parole mie, ma questo è il senso. Bene, vai pure, poi fra qualche anno torna qui e ci rivedremo a bere vodka. Ecco, io credo che lì c'è una provocazione seria, cioè mantenere il cuore giovane e non farlo invecchiare mai. Io adesso quest'anno farò 50 anni e sono prete da 24. È una vita che frequento la chiesa, sono nato in chiesa, facevo il chierichetto a 5 anni, vincevo sempre il primo premio per le messe servite all'altare e volevo fare teologia già a 7 anni. E posso dire questo, la sfida personale sta tutta nel non perdere l'entusiasmo. In questo senso il demoniaco, come lo chiamavo poco fa, lavora proprio sul conto di ciascuno di noi, studiandoci, perché ci lasciamo andare, non so come dire, alla deriva delle nostalgie. Io non voglio mai diventare un uomo che sta dietro alle nostalgie del passato, vorrei rimanere genuino e fresco e forse solo così potrei riconoscere Gesù se torna sulla terra. Ripeto, gli animi genuini, semplici, riconosceranno Gesù quando tornerà. E non è un caso che Gesù stesso ha detto: se non diventerete come bambini, inteso non come ovviamente fatto cronologico, ma spirituale, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi l'augurio che voglio fare ai due interlocutori, all'interlocutore, come si chiama in questo momento, mi scordo, Cristiano, e a te Red, è proprio questo, il gusto della genuinità, il gusto della freschezza del cuore. Tante volte non è facile, lo sappiamo molto bene, però è una sfida per evitare quello che Charles Peggy chiamava il vieillissement, cioè l'invecchiamento dello spirito, e quelli che invecchiano nello spirito, quando anche Gesù tornasse sulla terra, non sarebbero in grado di riconoscerlo. Ok, ti ringrazio, ti faccio salutare da Cristiano, da Chris, e poi dopo io rimarrò con Chris e parleremo ancora. Grazie, Don Alessandro. Chris. Grazie mille, davvero, grazie. Grazie, buon proseguimento, grazie, Red. Ciao, ciao, Don Alessandro. Mi raccomando, fai il bravo, capisci a me. Alla prossima, chapeau. Ciao, 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 ciao. Ciao. Don Alessandro Minutella, ragazzi. Allora, che bello. Cristiano, allora, eccoti lì. Quindi. Beh, quindi sicuramente una gran bella chiacchierata. Poi io ho un po' difficoltà con la religione cattolica perché la conosco molto molto da vicino. Sono stato da bambino in collegio, dalle suore, ho vissuto preti e suore e tutta la religione cattolica molto da vicino. Quindi tra tutte le religioni che ho conosciuto, forse è quella che mi rimane più ostica perché l'ho vissuta sulla mia pelle anche in varie, diciamo, violenze di cui abbiamo già discusso anche con Don Minutella. Attraverso le azioni di questi esponenti della religione. Quindi diciamo che con la religione cattolica, ecco, hai visto, faccio un po' di difficoltà, cerco sempre di fare un po' l'avvocato del diavolo, anche se devo dire che, ripeto, in tutte le religioni c'è tanto di buono, quindi sicuramente saper discernere è cosa buona. Però diciamo che io di mio mi sono creato la mia strada, ho creato un po' le mie convinzioni che sono. Ok, allora visto che tu hai detto, perché tutto parte dal presupposto, dice io ho girato il mondo Sì. e ho visto tante religioni, ho incontrato tante religioni. Ecco, qual è quella che ti piace di più? Lascia stare la cattolica perché penso che se tu avessi vissuto in un, diciamo, in mezzo ai monaci buddisti avresti trovato delle cose anche lì che non ti piacevano e avresti, probabile, che ne sappiamo noi. Però qual è la religione nella quale ti identifichi di più, visto che parli di religione? Devo dire che, come stavo dicendo prima anche a Don Minutella, c'è lo shintoismo che è praticato qui in Giappone, è rimasto praticato anche da pochi perché il buddismo un po' l'ha sopraffatto. È la religione che più si avvicina alla mia spiritualità, cioè che è una spiritualità più animista, più legata alla natura, più legato a quello che abbiamo realmente di materiale, ma che poi materiale non è perché è veramente tutto spirituale, nostra madre. Nostra madre terra è puro spirito e noi siamo frutto del suo spirito. Ognuno di noi è un frammento dello spirito di nostra madre terra. Quindi, e lo diceva anche nel Cantico delle Creature di San Francesco. Quindi, non è tanto lontano neanche da tante realtà che poi si trovano in altre religioni. E
Quella shintoista, diciamo che è legata molto alla natura ed è per questo che poi in un periodo storico qui in Giappone è stata un po' sostituita dal buddismo, perché i politici che governavano questa nazione che era tra la Cina e il Giappone hanno preferito imporre una religione buddista che aveva più precetti e sostituirla a una religione shintoista che era legata più a una questione personale di spirito legata alla natura, al rispetto di quello che ci circonda e al seguire l'amore del nostro spirito e della terra. Quindi quella è, diciamo, quella che più si avvicina alle mie convinzioni, che poi ho maturato e ho costruito nella mia personale avventura spirituale. Non è né una religione né altro, perché le religioni sono strutture politiche che vanno lontane dalla mia spiritualità. Bene, adesso come stai? Adesso sto bene, stiamo continuando i lavori qui in Giappone, quindi sto molto bene. E ti ho mandato quel messaggio proprio perché pensavo a te, che comunque prima hai detto che abbiamo bisogno di maestri e tu, credo per me, come per tante altre persone che ti seguono, sei un maestro. Hai sicuramente una forte spiritualità e quindi volevo confrontarmi con te, è stato anche bello la presenza di Don Minutella, sulle mie convinzioni, ovvero quello che io poi nel tempo ho creato come mia personale spiritualità. E come dicevo prima, è qualcosa di molto più reale, perdonami, passami la parola, non vuole essere arrogante, però reale, ovvero tangibile, cioè il frutto di noi stessi, cioè di ciò che siamo e da dove nasciamo, ovvero la terra. E volevo sapere anche da te cosa ne pensavi di questo, cioè del fatto di sentire il proprio spirito legato a una madre, che dovrebbe essere poi il nostro Dio, perché noi cerchiamo Dio in cielo quando invece in realtà lo abbiamo sotto i piedi, lo abbiamo nei nostri polmoni, lo abbiamo nel nostro sangue ed è quello che ci tiene al mondo, proprio come una madre e come un Dio dovrebbe fare tutti i giorni, ovvero la terra che ci sostiene. Che poi, anche se uno volesse riportarlo a un livello materiale, quasi a un livello scientifico, è possibile, perché io sono convinto che la scienza è la più grande spiritualità che noi abbiamo, cioè la scienza è il frutto della nostra spiritualità, ma materiale. Io, se posso permettermi, se non mi dilungo e se tu me lo concedi, vorrei spiegarlo in tre passaggi che sono molto facili da comprendere. La scienza ci parla spesso di ciò che siamo. Studiando un po' di chimica proprio basilare, scopriamo che siamo tutti a base di carbonio, cioè tutta la struttura di tutti gli esseri viventi, dai sassi alle piante, agli uccelli, agli esseri umani, l'acqua, tutto è a base di carbonio, cioè tutto si struttura lì. Quindi noi tutti siamo un qualcosa di uguale a nostra madre terra. C'è un secondo punto importante, ovvero che la teoria nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma e lì arriva al nostro spirito, ovvero che nulla di ciò che siamo quando muore in realtà si perde o rimane fermo lì. Perché il terzo punto, e è sempre scienza questa, Red, penso che poi tu e molti di quelli che ci ascoltano lo sapranno, è l'entropia e l'entalpia, ovvero come viene distribuito la vita su questa terra, ovvero l'entropia che crea diciamo la vita, l'energia, e l'entalpia che poi la disperde, la rimette in circolo attraverso l'entalpia. Cioè, c'è questo circolo normale, scientifico e semplice da capire, che però ritorna al nostro spirito, ovvero tutto quello che noi viviamo, che assorbiamo, conserviamo nella nostra energia. E quando noi moriamo, questa energia viene rilasciata e viene ridistribuita a nostra madre terra, che la rimette in circolo. È tutto un circolo. Ed è per questo che prima, quando avete nominato i déjà vu, a me è venuto un po' da sorridere, perché ed è quello che a me un po' infastidisce delle religioni in generale, è che poi ognuno cerca di dare una spiegazione che porta l'acqua al mulino della propria religione, mentre invece in realtà quei déjà vu non siamo altro che noi, cioè l'ego di ciò che siamo stati, e più riusciamo ad ascoltarli, più troviamo persone come te che hanno consapevolezza di ciò che sono, e più ci avviciniamo a nostra madre terra. E mi taccio con l'ultima osservazione, poi spero che magari tu potrai dirmi la tua, perché è quello che mi incuriosisce, anche quelle di chi ci sta ascoltando, è che più ci avviciniamo alla verità, più soffriamo e più regrediamo. Perché è molto semplice negare la verità, perché la verità è sempre molto dolorosa,
e quindi fare un passo indietro nel nostro percorso che i buddisti chiamano, no, poi il karma, questa spirale che porta al nirvana, è molto più facile fare un passo indietro e affidarsi ad altre religioni, affidarsi ad altre persone, come hai detto te prima, no? Come io, ok, io mi affido a Gesù, Gesù, pensaci te. Quando in realtà dovremmo noi diventare i martiri di noi stessi per avvicinarsi a nostra madre terra, a quello che realmente siamo, a quella spiritualità pura. Ecco, questo è quello che penso. Quindi è questo poi che ci fa regredire, è il dolore della verità. Allora, Cristiano, so c'è ragazzi quanto parli tu, dovevi fare l'oratore, dovevi fare il cosa, perché quando inizi a parlare sei un fiume in piena. Allora, vediamo di non dico di rispondere, ma di fare un po' di considerazioni anche con l'aiuto di chi ci scrive. Prima di tutto, Madre Terra, noi siamo, sì, noi siamo di carbonio, ma noi siamo soprattutto di acqua. Noi siamo fatti soprattutto di acqua. E per questo poi è importante l'acqua, per questo è importante anche quando io dico bere acqua, eccetera. Fra l'altro, faccio vedere una roba. Visto Cristiano, qui poi torno sull'argomento, però ti volevo far vedere, guarda, Cristiano. Ah, bellissime. Le voglio anch'io. Dove le posso prendere? Non ci sono, per ora è un prototipo, perché c'è chi mi sta dicendo che è ora di cominciare a creare qualcosa, hai capito? We have a dream, vedi? Poi magari te le do da vendere nei tuoi negozi anche, Ma magari, magari. quindi vedi un po' di acqua BioVital che metto dentro la tazza We have a dream, eccola qua, e bevo un po' di acqua. Noi siamo soprattutto acqua. Noi siamo soprattutto acqua e c'è una grande riscoperta, Cristiano, della terra, del contatto con Madre Terra, dell'acqua, della memoria dell'acqua. Stiamo cominciando a entrare in questa ordine di idea. Madre Terra, ha fatto una canzone bellissima, grazie a Michele, che è diventato un mantra. Più l'uomo, l'essere umano, bistratta la terra, perché la sta veramente bistrattando la terra, la sta rovinando con la plastica e con tutto il resto. Ed è bello perché noi ci lamentiamo quando è che tolgono la plastica dal mare. Poi quando io dico con BioVital, ad esempio, elimini tutta la plastica, tutte le bottiglie di plastica, uno dice: eh sì, però vabbè, ci devono pensare gli altri. È la storia di delegare. Ma al di là di questo, che è un fatto politico, veniamo a un fatto di spiritualità. Allora, molti hanno fa vedere un po' di rigore. Molti hanno la meccanica quantistica può essere una chiave per la comprensione della spiritualità. Molte hanno un concetto, ho visto, che non bisogna avere dei maestri. In realtà non è assolutamente vero. Tu, Cristiano, hai detto che io sono un maestro, non è vero. Io sono una persona che, con l'esempio e mettendo a confronto le cose e unendo le persone, faccio scoprire delle cose, capito? Il È quello che fanno i maestro. maestri. Ah, è quello che fanno i maestri questo? Non lo sapevo. Sì, Vabbè, mi dispiace per vabbè. te, Vabbè. te l'ha detta tua madre questa No, cosa. no, no. Comunque, il maestro, io sono molto socratico, cioè le persone devono capire da sole. Come è stato poi il mio maestro? Io ho avuto un maestro. Si chiamava Bruno Coliva, che mi ha aiutato non solo me, ma la mia famiglia, eccetera, e tante persone a capire quali sono le tue possibilità. Perché noi non sappiamo esattamente, cioè siamo grezzi, hai capito? Non sappiamo, non abbiamo fiducia in noi stessi. Siamo preparati per subire determinate cose, però dentro di noi non sappiamo. Quali sono poi no, perché io sono stato abbandonato, ho avuto questa sensazione d'abbandono, perché la solitudine, perché questo? In realtà mi hanno fatto capire che erano tutti procedimenti per comprendere quello che avrei dovuto fare, avrei dovuto aiutare le persone nei problemi che io stesso avevo avuto. E quindi noi abbiamo tutti bisogno, quelli che dicono i maestri, no, non è vero, non sto parlando, voi confondete i maestri con quelli che ti insegnano e ti dicono quello che devi fare. Il maestro è quello che
ti fa capire quali sono le tue possibilità, ma te le lascia scoprire da solo. Quello è il maestro. Io ce l'ho avuto e all'inizio mi ribellavo, all'inizio dicevo ma non è possibile. All'inizio io non avevo fiducia in me stesso e lui mi capiva perché dovevo aver fiducia in me stesso, eccetera. E quindi questo, in questo senso è importante avere un maestro, qualcuno che ti insegni. Ma attenzione, i maestri, non è che c'è il maestro, poi alla fine dopo scopri che i maestri sono tutte le persone che incontri. Sono le persone che arrivano e ti dicono una roba e ti dici ma perché mi hai detto quella cosa? Cosa devo imparare? Il maestro alla fine è tutto ciò che ci accade. Ogni gesto, ogni coincidenza che ci accade è un maestro. È un qualcosa che, hai capito, il vero maestro, aspetta, il vero maestro trasmette da cuore a cuore, scrive Simonetta, sì. Cioè nel senso questo è il maestro. E allora io ce l'ho avuto. Tu dici che io sono un maestro per alcuni? No, io sono semplicemente qualcosa di vero maestro e che ci fa fare clic interiori che aprono la mente. Ecco, mia madre terra, chi l'ha creata? E vabbè, e quindi io ho Yogananda come George Harrison, esatto, vedi? Solo Cristo è verità, tutto il resto è mistificazione. Ecco, Matteo non ha capito niente dalla vita. Non ha capito niente. proprio stasera tu. Questo qui. Cioè, proprio non ha capito un cazzo. Questo qui solo. Ecco, Cristo è il primo che insegna che non esiste l'assolutismo. Cioè, l'assolutismo. Qui c'è la verità, il resto è bugia. È sbagliato. Gli insegnamenti di Cristo sono gli stessi che dà Buddha, sono gli stessi che dà Allah, sono gli stessi che dà Horus, sono gli stessi che danno le religioni. Alla fine, le vere religioni sono spiritualità, le vere religioni. E io prima ho detto con Don Minutella che nel cose, nel Vangelo c'è tantissima verità. Tu, Red, parli sempre di cuore, ma anche il cervello è importante, perché non denigri? Vedi, Jacopo, io sono con... Allora, vediamola. Sono convinto di una cosa, che il mondo ha avuto tre fasi importanti. La prima, la frase fisica. Io comando perché? Perché io e te ci sfidiamo a duello, o a lotta, o quello che vuoi, io vinco. Quindi io divento il capovillaggio, perché fisicamente sono il più forte. Poi è subentrata la mente. Primo esempio lo abbiamo nella mitologia con l'Iliade, no? Per anni, per vent'anni si dice che Troia fu assediata, Achille, Ettore, eccetera, e alla fine fu l'intelletto, quindi la mente a vincere, non la forza fisica, la mente di Ulisse. Con pochi soldati, cavallo di Troia e vinse. Ed è il periodo della mente. Adesso c'è un altro periodo. È un periodo dell'istinto, del cuore. L'era dell'acquario coincide col cuore e noi dobbiamo iniziare a ragionare col cuore, non più col cervello, non più con la forza fisica, ma col cuore. E ascoltare quello che ci dice il cuore. Ecco, questo sono convinto. Non so se tu sei d'accordo, Cristiano. Assolutamente, assolutamente sì. Beh, anche perché devo dire, vabbè, come hai detto te, ci sono state varie fasi della storia e questa più di qualunque altra fase ha bisogno veramente del cuore e del sentimento. Se si pensa, ripeto, basta guardarci indietro di pochissimi mesi e riviviamo un attimino quello che è successo con il Covid, che è proprio frutto totalmente della mente, ovvero delle lucubrazioni che si mettono in atto per far soccombere il popolo, per soggiogarlo, e solo attraverso il cuore siamo riusciti in parte a raggrupparci noi, te, grazie a te anche alla tua trasmissione, e uscire indenni, anche se non del tutto, da quella situazione. Quindi più che mai adesso c'è bisogno di sentimento, proprio a volte anche incontrastato, a volte anche ingenuo, ma è d'esempio a tante persone che hanno lasciato proprio quella via invece. Proprio questo servirebbe adesso, più che mai. Oh, c'è Alberto Ferrarini. La cosa più importante non è il cuore, nemmeno la mente, bensì la coscienza. Divenite uomini e donne con una grande coscienza. Questo è il più grande dono. Ma la coscienza, Alberto, è comunque il cuore alla fine.
Uno che non ha capito ancora niente è Joshua Maria, che dice: Red, leggi il Vangelo prima di dire che Cristo è il primo a dire che non esiste la verità assoluta. No, Cristo dice: io sono la via, la verità, la vita, ma non lui, ma l'insegnamento, non la Chiesa cattolica. L'insegnamento. L'insegnamento del Cristo è comune a tutti gli insegnamenti delle persone illuminate o divine. Poi le puoi chiamare come vuoi. Anche Gandhi era un Cristo per me. Anche l'insegnamento di Gandhi, non è un caso che Gandhi sia stato fatto fuori, gli hanno tolto la vita come a Cristo alla fine, hai capito? Quindi questo è una roba, secondo me, importante da dire. Io sono la via, la verità, la vita, non io ho in mano la verità, sono solo la verità, no, è l'insegnamento, ragazzi, è l'insegnamento, non è, bravo Red. Ciao Alberto, saluto Alberto Ferrarini. Ho avuto un grande amico incontrato nella natura, mi ha risvegliato, si chiama Osho. Ecco, ognuno di noi ha avuto qualcuno che non lo ha risvegliato perché è una persona già sveglia. Cioè, io sostengo sempre quello che disse Michelangelo, dice: come hai fatto a fare la pietà, ho tolto il superfluo, era già dentro al marmo. Ecco, così sono le persone. È chiaro che se c'è una persona involuta, gli puoi parlare, non capisce. Cioè, alcuni che scrivono, alcuni esempio che vanno a cercare il confronto, no? Questa sera io ho evitato tutti quelli che volevano il confronto. Non avete capito? Non dovevate stare in questa diretta, dovevate andare via, non c'entrava il confronto. Chi ha parlato di Chiesa Cattolica? Tu dici agli altri che non hanno capito, che cerchi di capire, tu togli la tua trave. Ecco, vedi, tu Giorgio stai facendo una roba che tu giudichi, non devi giudicare. Giudichi, vedi che vai contro all'insegnamento di Cristo. Non giudicare perché saresti giudicati. Il togli la trave, lo dice uno come te, togli quella trave. Giudizio, hai capito? Quindi, cioè, non stiamo facendo una partita, stiamo cercando insieme di trovare una strada per andare insieme, hai capito? Il maestro ti fa da specchio. Dimmi. Dico, è un percorso che poi è quello che ha dato frutto anche a questa splendida puntata, ovvero un messaggio che io ho mandato a te per cercare di percorrere insieme e trovare insieme la verità. È quello che la gente purtroppo non riesce a fare perché ci hanno insegnato ad essere divisi, proprio perché divisi siamo deboli, uniti siamo forti, e quindi siamo stati proprio costretti a dividerci, siamo stati educati finora a dividerci. È questo che poi porta a questo genere di messaggi, purtroppo, ed è un vero dispiacere. Sì, sì. Come ad esempio, non parlate di Cristo farneticando, vedi? Cioè, perché uno che pensa di avere la verità dentro di sé, la verità non ce l'hai dentro di sé. La verità è un continuo confronto. La verità cambia. Io ho cambiato idea tantissime volte perché ho trovato delle riflessioni che mi hanno fatto cambiare. Comprendere, non giudicare, giustamente. Capito? Vedi, anche questo, non perdete tempo, il maestro uno solo. Notare che tutti questi qui non hanno una faccia, non hanno, hai capito? Non hanno, cioè, non sono, capito? E non c'è niente da fare. Hanno, ecco, queste persone hanno una grande paura di pensare che la loro non è la verità, perché devono credere che la verità, ecco, vedi, la verità è una. Non è vero. La verità non è una, c'è la verità, però non è una, quella che tu pensi sia la verità. Tanto perché c'è una persona che è nella verità, non si chiede, non dice agli altri la verità è la mia. Sa che sta facendo il cammino giusto, non gliene frega niente degli altri, c'è dell'opinione degli altri, hai capito? Quindi diciamo la nostra opinione e basta, diversi è bello, esatto, arricchisce tutti, hai capito? Vabbè. Io in Dio... La cosa bella è che siamo tutte fette di una grande torta, e se tutti pensano di essere la fetta giusta, non uniremo mai la torta e non arriveremo mai a quella verità che tanto vogliamo. Sarebbe bello che queste persone lo capissero, perché c'è veramente tanto bisogno di confronto e di camminare insieme. È un peccato, veramente un peccato. Vabbè, quindi...
I musicisti che ascolto da anni mi hanno iniziato a viaggiare verso varie nature della spiritualità. È più facile sparare sentenze che cercare di comprendere sé e gli altri. Chi si ama lo sa. Non so, io vedo veramente ancora molto, molto. Purtroppo le persone hanno i dogmi, hanno bisogno di. Hanno così, hanno i parocchi, qualsiasi siano i parocchi. Quindi. Crozza ha già fatto il video sulla verità, ma tu dicevi il contrario, che la verità è solo una. Facendo l'esempio del computer CSB, sì, la verità è una, nel senso che sulle cose. Queste, cioè cose materiali, questo è un telefonino, no, quello lì è una saponetta, no, la verità è che è un telefonino, difatti l'ho fatto sul computer. La verità, quella sublime, è un confronto cambiamento, perché noi abbiamo delle prospettive, noi siamo condizionati da prospettive. Chris, ad esempio, era condizionato da un odio alla fine, perché alla fine chi lo ha fatto tanto soffrire, anch'io ho passato, sono stato tradito da amici, sono stato tradito da persone alle quali ho dato tutta la fiducia, mi hanno derubato, mi hanno fatto di tutto, anch'io, però piano piano lasci andare, devi lasciare andare, perché l'odio è una roba bruttissima, capito? Cioè non è, la coscienza non ti fa dormire la notte, esatto, la verità è una via per raggiungere, la verità è una, ma la via per raggiungere sono molte. Cioè la verità assoluta non ce la possiamo avere qui, nel senso quella che si intende come, perché se ce l'avessimo saremmo già nell'altra dimensione, non saremmo più costretti a incarnarci in questo corpo e in questo pianeta altamente involuto. Ok? Quindi Chris, mamma mia quanti commenti, so che non riesco a trovare la verità, una coscienza superiore insita in ogni individuo, la riconosci quando capisci che le tue azioni e i tuoi pensieri non recano al mondo intorno a sé. Vabbè. Dio è ovunque sulla terra. Qui Crozza gongola domani. Sono felice che Crozza sia felice, sono felice che gli altri siano felici. Ognuno usa le parole che io dico come vuole, ok? Magari divulgandole e poi ironizzandoci sopra, come fa Maurizio. Allora, non voglio, ma mi sento anarchico. E tutti che pensano di noi non abbiamo paura di nessuno, perché noi non siamo nessuno. Vabbè. Allora, Red, io sto imparando a lasciare andare. Poco a poco, non è facile, ma l'importante è crederci. La spiritualità è la parte più importante dell'uomo ed è la più comprensibile, con analogo alla meccanica quantistica, perché ovunque dice averla compresa, eccetera, eccetera. La verità assoluta, allora ce l'avete voi due ed Otelme d'accordo. Mamma mia, ragazzi, come vedi, questo qui c'ha... Vedi che... Era una persona simpaticissima poi, tra l'altro. Ma perché, ragazzi, vi attaccate a queste cose? Nessuno di noi qui, tra l'altro, noi abbiamo, cioè questa puntata di questa sera, Red Ronnie me l'ha concessa proprio perché non ho la verità, e lui benissimo sa che la verità è un qualcosa che si persegue e che spesso neanche ci si arriva, ma parlando e confrontandosi quantomeno si può imboccare una strada. La tua critica di adesso, affiancandoci ad Otelma, che ripeto è una persona simpaticissima, è fine a se stessa, proprio perché noi siamo qui a dire il contrario di quello di cui tu ci incolpi. È assurda sta cosa. Allora mi mando al computer una foto che ha mandato Antonello Brunetti, ok, che ve la faccio vedere, su che cos'è la, ecco. Allora dice, questo è vero e questo è vero. Cioè dipende dalle prospettive, vedete? Cioè, visto da qua sembra un quadrato, visto da qua sembra un cerchio, visto da qua un colore arancione, visto da qua un colore azzurro. Entrambi hanno ragione, però questa è la verità. Qual è la verità? La verità è una sola, è vero. Quando la raggiungeremo saremo nel nirvana, avremo capito tutto.
è fatta di piccoli passi, è fatta intanto di scoprire quali sono le cose che ci accrescono. Cioè, chiedo a Cristiano se in Giappone c'è un suo posto speciale dove va appena può e sente la necessità, in sintonia con gli argomenti di questa diretta. Sì, assolutamente sì. E credo che è una cosa che capiranno in molti. Quante volte succede che magari si va al mare o si va in montagna, si ricerca un po' la natura per sentirci meglio? Vi è mai capitato che andate in campeggio o magari ricercate quelle situazioni naturali? Ecco, io qui in Giappone ho un posto che è vicino a me, perché per essere rilassante deve essere anche facile da raggiungere. Si chiama Ueno Park, che per assurdo sta nella metropoli più sfrenata di Tokyo, cioè uno dei centri di snodo più importanti, ma c'è questo parco immenso di verde, immerso nel verde, con tanti templi che sono stati fatti per le varie divinità, con un lago, quindi c'è il ritorno all'acqua, che qui in Giappone, nella religione shintoista, è molto importante. Cioè l'acqua è proprio le fondamenta di tutta la religione shintoista, e si trovano in ogni punto spirituale shintoista. Ecco, io vado a Ueno Park, dove soprattutto in questo periodo c'è la fioritura dei sakura, ed è un momento meraviglioso, perché è un momento in cui la natura ti dice e ti ricorda che tu rinascerai sempre, sempre, ogni stagione, finché il sole sorge, tu rinascerai. E quella è una cosa che mi ridà tante energie grazie alla natura e tanta, tanta positività grazie anche a quello che vedo attorno a me. Ueno Park. Ecco, e vedi, ad esempio, io, la cosa bella è questa, che io, e come penso tu, siamo convinti che esiste una reincarnazione, cioè che noi sì. Passiamo attraverso varie vite. Don Alessandro Minutello dice no, la Chiesa non lo dice, però lui stesso parla di comunicazione con le anime che sono in un'altra dimensione, e quindi bene o male è reincarnazione anche quella, sono anime, ok, che sono dall'altra parte. Ma non è importante stare a discutere su se esista o non esista, l'importante è il comportamento che tu hai. Quindi, allora, vorrei dire una cosa a tutte, così la smettete. Non mi parlate più di una persona che vorreste che io intervistassi, perché non la intervisto, ok? Smettete di parlare, ho i miei motivi, per cui non mi va di intervistare una persona o di citare una persona. Non la cito, è una persona che non mi piace, ok? Punto, fine. Avrò i miei motivi, non lo so, è l'istinto. Ok, quindi, allora, grazie Cristiano, l'ho notato, se farò un viaggio in Giappone ci andrò, ok? Signor Chris, ha iniziato lei a dividere dicendo: io mi considero figlio di madre terra, la dea di tutti, non mi sembra propenso ad accettare l'altro. Ma che cavolo... No, tutt'altro, è proprio perché sono figlio di madre terra che non posso far altro che accettare qualsiasi cosa, perché qualsiasi cosa è uguale a me, qualsiasi cosa sono io, qualsiasi cosa è lei, qualunque religione tu crei è comunque frutto suo, è frutto di questa divinità che noi possiamo chiamare terra, possiamo chiamare Geova, possiamo chiamare come vogliamo in qualsiasi mille modi diversi, ma sempre noi siamo. Quindi tutt'altro, tu sei mio fratello o se sei una donna, sei mia sorella, e non mi sento diviso da nessun'altra religione, anzi è proprio attraverso tutte le religioni che amo profondamente, perché se si epurano da quel desiderio di potere, gli si tolgono, tutte le religioni prese nel loro cuore hanno un messaggio d'amore infinito ed è sempre e comunque l'amore il fulcro di ogni religione. Fateci caso, leggete un qualsiasi libro sacro, è sempre, comunque l'amore. Pensate, persino nei libri che adesso ci fanno vedere come se fossero nostri nemici, quelli musulmani, se li andate a prendere nel loro cuore, nella loro parte più pura, c'è l'amore di base. Quindi, no, tutt'altro, io trovo che ognuno di voi sia mio fratello, mia sorella, e ognuno di voi abbia la verità, perché la verità è siamo noi, è quello che proviamo, è il nostro sentimento. Ecco, le coincidenze sono la prova. Ecco, la prima cosa che mi ha insegnato Bruno è notare le coincidenze. Le coincidenze sono qualcosa di incredibile. Cioè noi siamo guidati, se le sappiamo notare, le coincidenze, quelle che ci portano a conoscere persone, quello che ti hanno portato qui stasera. Se tu sei qui stasera, non sei qui
per confrontarti, perché le persone amano il confronto. Sei qui per ascoltare e magari farti ascoltare, ma non contrapporti. Non è la contrapposizione che porta, hai capito? Quindi la verità sta nel nostro sentire. Se ci sentiamo sereni, al di là di tutto, siamo nella verità. Esatto. Non credo ci sia rancore nel il non intervistare, può essere benissimo discriminante, no? Allora succede una roba che forse voi non avete mai considerato. Ci tengo a dire questa cosa. Voi state assistendo a questo programma, che è un programma gratuitamente, è un qualcosa che io do. Sì, ok, ci sono delle forme, mi stanno spiegando, ci sono dei super che uno potrebbe fare delle donazioni, ma io non le ho mai chieste. C'è chi lo fa e lo ringrazierò, c'è chi ha donato qualcosa, 20 euro, c'è uno 20 euro donato in una diretta, si può fare un super, ma sono cose che non chiedo. Questo fa di me una persona totalmente libera. Il fatto che io decida di intervistare o no una persona deriva dal fatto che io mi chiedo se quella persona o la conversazione con quella persona può aiutare chi guarda quell'intervista. Non vado alla ricerca di chi fa audience, non mi interessa. Ho tolto dal mio canale interviste che mi sono pentito di aver fatto, perché alla luce di quello che poi è successo ho scoperto che avevo dato fiducia a situazioni che non mi piacevano, indipendentemente dal fatto che facessero molti numeri. Le persone vorrebbero i confronti, non ho mai fatto un confronto. Quando uno mi dice intervisti questo e a me non va di intervistarlo, è perché io sono libero. Paradossalmente, il fatto che... Allora, il giornalismo non è libero. Il giornalismo ha dovuto ratificare determinate decisioni prese dall'alto perché veniva finanziato, veniva stipendiato. Io mi sono permesso la libertà in quello che faccio perché ho lavorato in banca. Il pane lo prendevo dalla banca e ho iniziato a fare il giornalista libero. Di dire quello che pensavo, quello in cui io ho creduto, controproducente per molti versi. Non sono ricco, assolutamente. Avrei potuto esserlo, magari per un periodo lo ero, ma non ero felice, perché ho scelto una libertà di poter fare quello in cui credo, che è quello di aiutare, visto che io sono stato aiutato a trovare la mia strada, aiutare gli altri con quello che ho imparato, perché dai maestri si impara. Non si impara, non si diventa maestri, ma si impara a lasciare agli altri la possibilità di capire se stessi. Allora io vado a intervistare persone, cambia anche la vita di persone, come è successo con gli artisti. Molti artisti riconoscono che un artista oggi importantissimo ha detto: Red, mi hai inventato tu, mi ha scritto quello. Non è che ho inventato io. Ho capito che quell'artista aveva una possibilità e che se gli davo questa opportunità di esprimersi in libertà avrebbe spiccato il volo. Così è stato per più di un artista. Oggi lo faccio anche in maniera... Uno dice, ma perché non torni più alla musica? Io faccio musica. Domani sera c'è un programma, si chiama We Have a Dream. Si parla di musica. Si parla di artisti musicali. Semplicemente hanno tolto importanza alla musica, perché la musica ha un potere incredibile. E hanno ridicolizzato la musica. O chi faceva musica. Oggi mi ha mandato, grazie di Michele, un brano bellissimo. Non sarà trasmesso per le radio, ma è un brano fantastico. Ok? Ci sono artisti che fanno musica buonissima, a quelli io do spazio. Ok? Però fin dall'inizio
quando mi dice, ma perché non ti ho... Io mi sono sempre occupato di altro. Nel 1983 ho iniziato a documentare il processo Vincenzo Muccioli, giusto l'anno in cui io ho fatto il mio primo programma televisivo. Sono andato fuori da quello che è la musica. Non c'è solo la musica. Mi sono occupato di Cuba, mi sono occupato di tossicodipendenza, mi sono occupato di persone che facevano... Pensate addirittura che quando c'era la guerra che tutti ignoravano tra Croazia e Serbia, sul Bibop-a-Lulla io ho fatto parlare di questo e mi hanno detto che Bibop-a-Lulla veniva... Vedete che si stanno accorgendo di noi, era Bibop-a-Lulla, una rivistina, ma ha dato un po' di forza a loro. Sembra un discorso confuso, ma non lo è. La scelta di questo parte dal fatto che mi si imputa di non voler intervistare qualcuno. Se non voglio intervistare qualcuno, ho dei miei motivi. Magari tu che vuoi che io intervisti quello, perché vuoi che lo intervisti? Fa tanti video, guardati i suoi video. Perché tu vuoi che io intervisti qualcuno? Perché tu insisti perché io intervisti qualcuno? Facendo così tu mi dai un potere, perché tu vuoi vedere com'è intervistato da me, lo vuoi vedere accreditato da me. Ma a me non interessa non accreditare qualcuno, a me non interessa lo scontro, non mi ha mai intervistato. A me interessa dare spazio a qualcuno che non conosci. Quanti Giovanna Giovannini, Sonia Benassi, quanti persone io ho dato loro uno spazio? Meleli Roia, Linda Corrias, persone bellissime e ce ne sono un'enormità. Nino Morigia, ce ne sono tantissime persone. Anche Alberto Ferrini, Alberto, persona meravigliosa, era conosciuto da quelli che già lo seguivano. Io l'ho aiutato ad andare in un altro mondo, cioè ad uscire. Bene. Ci sono de delle persone che non mi va di intervistare. Non, ma perché? Perché non... Quando mi chiedevano, faccio un esempio che forse dice cosa c'entra, quando mi chiedevano, ti dispiace non aver mai intervistato Lucio Battisti? Io dico no, perché non avrei potuto aumentare, dare di più di quello che è Lucio Battisti. Perché io ho visto un'intervista di Lucio Battisti a Speciale per voi e non mi è piaciuto. Perché Lucio Battisti era un grande musicista, ma come pensieri, come cuore, era Mogol. Era il testo di Mogol. Noi crediamo che Battisti sia quello del mio canto libero. No, è Mogol. Battisti è quello della musica, è quello che ha interpretato benissimo le parole di Mogol. Difatti, Mogol mi sarebbe dispiaciuto non averlo conosciuto, non averlo frequentato, non essere amico di Giulio. Lì mi sarebbe dispiaciuto, ok? Questo per rispondere a tutti quelli che dicono: ah, tu non vuoi fare questo, non vuoi fare quello. Allora, leggo adesso un po' di commenti, eccetera. Rezzo è un grande, la libertà di espressione ha un prezzo alto in Italia, molto. Lo so, lo so. Non si impara a lasciare agli altri la capacità di capire se stessi. Ecco. Carlo Negri, non ho nulla, non so chi sia però, hai capito? Mamma mia che serata ricca, grazie per tutti questi, Rezzi è libero a sapere chi non lo capisce. C'è il confronto costruttivo, brainstorming e lo scontro, quello che si fa nei talk show, a me no, certo, ma difatti non vado nei programmi televisivi. Una cosa che non è andata in onda quando ho fatto il programma lunedì scorso da Porro parlando di Battisti è Sgarbi, l'hanno tagliato perché era registrato, Sgarbi che ha detto vedere Red in televisione è un miracolo perché dice di no a... e poi ha fatto il nome dei programmi di prima serata e lui stesso mi chiama e dice ma perché non ci vai? No. Allora, quanti artisti potrebbero essere intervistati? Non a caso c'è un punto di riferimento come Gianni Minà. E Gianni Minà, io ho un'intervista bellissima inedita che poi la metterò su Redrone TV, dove io gli chiedo, ma perché tu che ti occupavi di sport, alla fine sei finito a parlare di Cuba, di America Latina, eccetera? E lui mi ha detto, tu rap perché? E dico, hai ragione. Perché
viaggiando anche per andare alla musica, Gianni Minà è andato in Argentina per fare un documentario sulla box. Improvvisamente si è trovato là, fra l'altro era con Gianni Gitti, quello che poi ha collaborato tanti anni con me, mi ha raccontato tutto. Si è trovato in una situazione di dittatura assoluta, dove facevano sparire le persone. E come fai a non occuparti di questo? A ignorare quello che c'è e continuare a intervistare i pugili? Cioè, sono cose... Non puoi, capito? Ecco, vedi, sarebbe bello un confronto con Omega Click. Non mi interessa. Nel momento stesso in cui parli di confronto, vuol dire io contro, non mi interessa. Non mi interessa il confronto. Io imparo. Io oggi, stasera, ho imparato da Don Minutella, ho imparato da Cristiano, hai capito? Cioè, io imparo da chi mi scrive. Sei irriconoscente e volato tra le spalle a coscienza e malanga. Vedi, Nettuno, come al solito, uno che è un nome inesistente con un cosa inesistente, quindi è un provocatore, ma va bene, godi nel provocare, te lo dico. Io sabato parteciperò alla coscienza, quindi non ho voltato le spalle a coscienza. Sabato c'è la diretta di coscienza dove io sarò un intervistato, non sarò io a condurre perché verrà fatta in Toscana, non so dove, però io parteciperò. Sono amico di Michele Micheletti, di Leonardo Pagni, quelli che fanno coscienza. Perché dici cose che non sai? Perché giudichi senza sapere? Ma è una roba pazzesca. Vedete come siete. Vedete, poi pretendete che non ci sia la guerra quando voi fate la guerra. La guerra smetterà di esserci quando le persone non faranno più la guerra dentro di sé contro le altre persone. Questo è. No, Red, non è un discorso confuso. Ecco. Non farti di meriti se odi le gente. Vedi questo. Me lo accompagnate fuori, per favore. Vedi. Bravo, Red, vedi la persona che c'è sopra, non la rinnego. Allora, è chiarissimo, grazie. Mi piace perché quando io parlo, poi dopo non so cosa dico, eh. Vogliono che intervisti qualcuno perché fai domande scomode. Io non faccio domande scomode. Io non faccio domande scomode. Sai quante domande scomode potrei fare? Cioè, sai quante domande scomode potrei fare anche a Cristiano? Lo conosco bene. Io non faccio domande scomode. Non mi interessano. Non avete capito. Non avete capito. Nei miei programmi, anche quasi tutti in diretta, Roxy Bar, Help, eccetera, pensate, Help era un programma di 2 ore tutti i giorni per 180 puntate l'anno, fatti i calcoli, per 3-4 anni, mi ricordo più, Roxy Bar, 30, non c'è mai stato un litigio, mai. Io lo dico sempre, l'unico litigio che c'è stato in un mio programma è stato a una rotonda sul mare quando Mino Retano si è arrabbiato. E io ho pregato di togliere quel momento visto che è registrata. Invece lo hanno usato come trailer. E lì ho detto, ok, basta, va bene, ok. Quindi... ragazzi, ci sono dei motivi per cui io ho smesso di fare delle interviste a persone, perché come ho detto prima, io ho tolto ho tolto un paio di interviste perché ho scoperto che le persone che ho intervistato si sono rivelate diverse dalla fiducia che io avevo dato a queste persone, hai capito? Allora, Roberto da Tenerife, mamma mia, ragazzi, Eker 2 fa entrare chi ti pare, non capisco, ah vabbè, ragazzi, sei sulla via giusta, sei risvegliato e sai perché il tuo intuito agisce rispetto al... Allora... Sto cercando. Parla un po' te, nel frattempo io cerco dei messaggi perché sono... Sì, no, è bello, mi dispiace non leggerli io perché sono comunque, ripeto, secondo me te non ami la parola confronto, però il poter parlare e ascoltare... Ma poi dicono, ma perché denigri e poi fanno i nomi? Io ho denigrato qualcuno, ho fatto dei nomi di qualcuno che ho denigrato. Ma però ci fanno i loro viaggi, capito?
Ma non è da Red, ragazzi, io ripeto, ho la fortuna e il privilegio di conoscerlo sicuramente bene anche nella realtà e non ho mai sentito parlare male di qualcuno se non in maniera costruttiva e non male, ma cercando di analizzare e capire. Sì. Uno ha scritto: se quello là è cattivo, perché non lo dimostri? Perché non me ne frega niente. Ma non è un giudice e non ci interessa Ma giudicare. non mi interessa. Allora, io facevo un ragionamento, no? A Roxy Bar, io l'ho già detta questa cosa, a Roxy Bar io mi sono trovato a sapere tutti i trucchi del Festival di Sanremo. Ed ero scandaloso, non erano stati mesi degli artisti. E io stavo per fare la puntata dicendo, adesso gli dico, poi ho detto, ma perché faccio una puntata e perdo il mio tempo ad attaccare? Invece di attaccare, do spazio a chi non è andato a Sanremo, senza dire che non è andato a Sanremo. Facendo così per 3 anni ho vinto il Telegatto, battendo il Festival di Sanremo. Roxy Bar, da una piccola emittente, primi Telegatti dato a un'emittente che non era Mediaset o Rai, scegliendo la positività. Non me ne frega niente a me di attaccare e di criticare. Non mi interessa. Mi interessa dare spazio a qualcosa che ci possa aiutare. Se io non stimo una persona, sono problemi suoi, non sono problemi miei. Lei continua a fare quello che vuole, farà anche molti soldi. Non mi interessa. Mi interessa un'altra cosa. Hai capito? Quindi. No, ma anche perché poi il web è un gioco al massacro, se entri in quel meccanismo lì che sembra portare dei risultati a primo impatto, seguendo il flame, Ecco, no? È un gioco al massacro. se tu è quello avete indicato, perché non dirlo? Ma che cazzo te ne frega? Che Piace alla gente, dai, come voglio fai a dire. sapere, che come fai a dire che io non ho litigato? Hai capito? Piace proprio, cioè, ci sono dei programmi che basano tutto il palinsesto sul litigio delle persone, sul litigio tra insegnanti. La libertà di poter decidere se depressione è impagabile, continua così, però Mario, vedi che non esiste. Perché le pressioni ci sono da quelli che pretendono che tu faccia quello che vogliono loro. Non è così. Queste cose dovrebbero capire i giornali venduti oggi. Confronto non è scontro, confronto è scontro. Incontro, confronto, incontro, confronto, incontro, confronto, incontro. Guarda, te lo dico per bene, guarda. C'è una differenza tra confronto e incontro. Io faccio degli incontri, non dei confronti. Confronto, incontro. Confronto, incontro. Confronto, incontro. In TV si fanno i confronti, non gli incontri. E vi hanno abituato a cercare il confronto, lo scontro, non l'incontro. L'incontro è una persona che anche ti ha fatto del male, cercare il perdono. Capito, Chris? Nella piaga, Tu insegni a seguire il cuore, l'importante è fare quello che ci piace, non andare alla ricerca del consenso. Mi ha aiutato molto a capire questo e ti ringrazio. Grazie Fabio. Allora, aspetta, salto tutto, arrivo alla fine. Se avete scritto un messaggio, riscrivetelo perché ne ho tantissimi, hai capito? Una persona o risuona o non risuona. Red è il custode di questo spazio, quindi è giusto che decida a chi dare spazio perché ne riconosce il valore collettivo. Tramite internet stanno solo facendo liste e statistiche per essere infallibili in futuro. Bisogna impegnarci ora. Divulgazione, amore, natura e verità. Sono dure dei cocci, lo so, lo so, lo so. Vabbè. Allora, il film che vi ho proposto precedentemente nei commenti, e Stefania non l'ho visto il film che hai proposto precedentemente, è la sintesi del bene condotto nei puri di cuore. Possiamo parlare della musica di Hendrix? Non stasera, però un giorno farò una puntata dove racconterò anche della chitarra di Hendrix, me lo chiedono in tanti, quindi. Io lavoro in un'associazione professionale agricola e prima cosa che mi hanno insegnato è il valore dell'incontro.
potresti intervistare Gianni Lannes, che scoprì che l'Andrangheta si occupava di decommissioning della centrale nucleare di Corso. Non mi interessano queste cose, non mi interessa questa roba qui, ha fatto molto bene, eccetera, però vado alla ricerca di qualcos'altro, di qualcos'altro. Ecco questa, la parola di Cristo è unica e va ascoltata. Sì, va ascoltata, ma non è unica anche, quelle, anche quella di Gandhi. Sono curioso di conoscere le band preferite da cristiano, puoi chiederglielo, quali sono le tue band preferite? Bella, bellissima domanda. Io credo che questa sia tra le più belle e più complesse domande in assoluto che si possano fare a un uomo. A parte che io adoro la musica e se mai avessi una figlia la chiamerò Musica, che è un nome veramente anacronistico. Detto questo, io sono una persona profondamente turbata e triste e prova sempre il sentimento di solitudine dentro di sé e soffro molto. Quindi una band che mi piace e che apprezzo tantissimo sono i Placebo, che hanno avuto un percorso veramente evolutivo e in alcune delle loro canzoni parlano, pensate, proprio degli argomenti che tratta Red sulla spiritualità e il fatto di essere esseri un po' interdimensionali e lo fanno nella maniera che più mi si avvicina. Quindi Placebo li adoro. Ultimamente ho visto il concerto dei Red Hot Chili Peppers, che è un gruppo più allegro delle mie corde, però che apprezzo tantissimo a livello musicale. Poi vabbè ragazzi, di maestri di musica ce ne sono una marea e non finiremo più di parlarne, però vi posso dire, al di là di quelli che apprezzo in generale, quelli che si avvicinano più alle mie corde sono sicuramente i Placebo. Ecco, allora volevo dire una roba, perché è importante questa cosa qui, dove cavolo è andato a finire, dove è finito il mezzo, ecco qua. Renato Micera dice: bello il tuo intervento al MAN, il museo archeologico, dove è il video che c'è sul mio canale YouTube, dopo il comico di De Luca. Mentre parlavi non sapeva se tenere o levare la mascherina. Allora, una cosa che mi ha detto Alessandra Clemente è stato bello vedere di fronte l'uno all'altro tu e De Luca. Lui, il fautore del proibizionismo di un certo tipo, quindi eccetera, e tu invece quello della Costituzione, eccetera. Non vado nei termini che lei ha usato, ma questo era il concetto, no? Qualcuno ha criticato il fatto che io abbia pubblicato l'intervento di De Luca, perché dicono: come mi sei caduto in basso, perché hai pubblicato l'intervento di uno che è stato un censore, è stato uno che ha chiuso, è stato uno eccetera. E perché? Oggi, cari, ho fatto una domanda e lui era d'accordo con me, la vedrete nell'intervista che pubblicherò, dove dico che quelli contro la puntura si stanno comportando esattamente come quelli per la puntura, cioè si contrappongono. A me non interessa quello che Vincenzo De Luca ha detto o no, delle punture, dei sieri, non mi interessa. Ha parlato di Dalla, ne ha parlato in maniera intelligente, oltre che comica, fine. Però dovete notare una roba nel video. Nel video si vede che, finito il suo intervento, lui si mette la museruola. Quando vede che parlo io, si toglie la museruola. Perché? Lo potete vedere in tanti aspetti. Scegliete voi quale. Primo, che il mio guardarlo negli occhi ha fatto sì che abbia passato, oppure nel rispetto nei miei confronti. Vedetelo come volete, però lo vedo sempre come un fatto positivo. Io non mi contrappongo a chi ha scelto la scienza, fra virgolette, non mi contrappongo. Non mi contrappongo neanche a quelli che mi hanno preso in giro, che hanno voluto l'emarginazione di medici, eccetera. No, no, anzi, in tanti stanno chiedendo aiuto. E quindi alla fine questo contrapporsi è sbagliato sempre, ok? Quindi ci tenevo a dire questa cosa.
Roxy Bar, come i tuoi programmi fatti da indipendente erano solo la purezza, perché lì ci siamo incontrati e ritrovati in tanto, in tanti. Cacciato da Facebook perché capivo che era un mondo molto simile a Divide Impera. Ok. Bravi Placebo, i Placebo fra l'altro sono venuti da me, hanno fatto un concerto bellissimo. Red, parlerai del diossido di cloro? Sì, però anche lì non si può parlare. Anche lì, ragazzi, piano piano. Leggiamo veloce. Placebo, un gran gruppo, sono concordano con te. Meno male, fa piacere. La buona musica Allora. vince sempre. Un saluto Crozza che starà guardando la diretta, sei fantastico Crozza. Non credo che Crozza guardi le dirette, credo che abbia una redazione che gli guarda le dirette, poi gli sottopone delle cose, le prendo. E, ad esempio, adesso che ci penso, facendo un prequel, penso che il contrapporre, no, contrapposto, ah no, confronto incontro, quello lo potrebbe prendere secondo me. Ma facendo bene, io non mi preoccupo perché. Io mi diverto, Crozza mi diverte moltissimo, è molto bravo. Poi ha preso proprio mimite in maniera, cioè io quando parlo che non finisco il disco è perfetto. Allora, ogni incontro nella nostra vita dovrebbe servire a prendere coscienza di noi stessi e ad aiutarci ad evolvere e migliorare, è vero. Il tuo pensiero libertario è troppo raffinato per i più, vabbè. Bravo, è proprio quello che ho colto, era quasi imbarazzato. No, guarda che difficile. Cioè, secondo me è un fatto di rispetto quello che ha avuto Vincenzo De Luca. Non lo so, io la voglio vedere così. Infatti, se voi vedete, andate a vedere l'intervista, finito l'intervento si mette la museruola. Poi inizia a parlare io e se la toglie. Perché? Vabbè. Allora, ho provato 2 volte a scrivere un mio parere ed ho cancellato. Ora sono convinto che posso dire soltanto grazie, grazie per aver sentito questa diretta fino ad ora 23:52. Giuseppe, non aver paura di scrivere i tuoi pareri. Il tuo intuito ti dica che sei in risveglio. Domini il tuo ego, stai uscendo dalla dualità interna, la tua mente è al tuo servizio. Margherita, grazie Margherita, belle cose che hai scritto. Ma che, Gret, Cross è qua con un quaderno che prende appunti. Vabbè, vabbè. Re e Cristiano, se non si prende il proprio spirito, se non si prende il proprio spirito, quale punto di riferimento interiore, non si arriverà mai alla vera e pura verità. C'è anche tu lì dentro, eh. Allora, Matteo, allora, Red, ti chiamo perché c'è la faccia, quindi. Di recente sul canale di Pier Giorgio Caria, Bon Giovanni ha fatto dichiarazioni molto forti, mi piacerebbe molto vederlo da te per poter fare qualche domanda in diretta. Matteo, fagliela lui, io intervisto Pier Giorgio Caria, ho scoperto che ho ospitato Giorgio Bon Giovanni, no, Bon Giovanni, l'ho ospitato, non so come si chiama, in un mio help negli anni 90, pensa te, che era arrivato con le stigmate, l'ho ospitato, pensa te, porca vacca ragazzi. Comunque Crozza ha imparato a grattarsi la testa meglio di te. Allora, un viaggio astrale non l'ho mai fatto. Tu hai fatto dei viaggi astrali, Chris? Bisogna saperli riconoscere. Bisogna saperli riconoscere. Io credo di sì. Il problema è che, ripeto, secondo me è difficile riconoscerli. È molto facile confondersi. Quindi, siccome la reputo una cosa di un livello abbastanza raffinato e alto, non voglio rispondere sì. Preferirei avere più certezze su questo, però credo di sì. E la trovo una Io cosa veramente meravigliosa, ho fantastica. sempre rifiutato di fare ipnosi regressive e alcune ipnosi regressive sono state molto, molto pericolose. Guarda, Quindi. se posso dirti, a me è capitato una volta proprio un'ipnosi regressiva e mi sono ritrovato ad aggredire la persona che mi ha fatto un'ipnosi. Ero proprio agli inizi quando cercavo un pochino di far pace con l'abbandono di mio padre, l'abbandono di mia madre, le violenze subite da bambini, da bambino anche in situazioni un po' particolari. E quando su una delle prime regressioni che ho fatto, questa ipnosi,
mi ha raccontato poi che sono saltato, ho iniziato a ringhiare, sembravo, mi diceva, sembravi un lupo e l'ho aggredito fino a che poi non mi ha risvegliato, proprio mi sono ritrovato a terra. Queste sono tutte cose particolari che insomma vanno vissute bene e vanno fatte con persone molto competenti, altrimenti si rischia un pochino. Ecco, adesso finiamo con qualcosa che non c'entra niente, visto che è un esperto. Puoi chiedere a Chris qual è il suo manga preferito? Allora, il mio manga preferito è Worst, che è uno spin-off di Crow. Guarda, dovrei avere addirittura qualcosa qui dietro a me. Guarda, ti faccio vedere così lo capisci. C'è anche il gioco per la PlayStation 4. Questo è il fumetto a cui è ispirato. Riconoscerai i disegni se leggi i manga. Questo è il fumetto Crow. Il fumetto di cui parlo io è Worst, che è uno spin-off, è una sorta di seguito. Se no ci sono degli immortali, ma il fumetto in assoluto più bello che io abbia mai letto è Ashita no Joe, la storia di Roddy Joe, che qui in Giappone è stato talmente importante negli anni 70 che quando morì uno dei protagonisti fu fatto un funerale di Stato, pensate, in tutte quante le città più importanti. E in giro ci sono ancora i monumenti ai protagonisti di questo fumetto, perché in Giappone il fumetto è stato vissuto in maniera diversa, era proprio un fenomeno sociale su cui il Giappone raccontava ed educava un pochino, quindi sembra di parlare di sciocchezze, però in realtà in Giappone è una cosa molto molto importante, il fumetto alla stregua di un libro, infatti i disegnatori dei fumetti e dei manga più importanti vengono chiamati sensei. Però Ashita no Joe in assoluto è il più bello che sia mai stato fatto, a mio avviso. È pieno di tanto. Allora, è inutile dirti che non so minimamente di cosa tu abbia parlato, però sai, io ho amato i fumetti, ma amavo altri fumetti. Diciamo che lì sono rimasto fermo alla mia generazione, non mi sono evoluto o involuto, dipende, capito? E ci saranno dei fumetti. Io ho amato i fumetti che mi hanno insegnato qualcosa. Amavo le Stuntruppe, amavo storie dallo spazio profondo, amavo un fumetto incredibile di Buzzelli che si chiama La rivolta dei racchi, bellissimo. Cioè, i fumetti che... Va bene, quindi... Ecco, Però guarda se... che Ashita no Joe, Rocky Joe, che poi in Italia viene conosciuto come Rocky Joe, è una storia sociale, non c'ha nulla di fantasioso. Parla No, di un no, ma, no, no, ragazzo. ma qua, quanti ce ne sono? Qual è la raccolta completa? È finita o continua? No, è finita, è del 76. È del 76. È molto bello. Sì, 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 sì. Quanti numeri ci sono? Una 20. Te li porto quando vengo a trovarti, appena torno in Italia. Ti porto tutta Vabbè, la così trilogia. li leggo, poi te li ridò, perché la tua No, collezione no, e te non... me li dai, te li regalo, eh. Non è un No, problema. vabbè. Ok. Allora, il gruppo TNT, beh, anche il gruppo TNT, Tex Willer, a me piaceva molto Tex Willer. Allora, pensate questa storia qui. Pensate come un fumetto può cambiare la mentalità. Quando uscì Tex Willer, ok? Gli indiani erano considerati degli animali, i pelle rossa, i nativi americani, chiamateli come volete. C'erano film come Ombre Rosse, dove John Wayne li uccideva come fossero animali rabbiosi che uccidevano, eccetera, no? Quindi hanno mistificato tutta la storia. Tex Willer è il primo dove i nativi americani hanno una loro dignità. Lui sposa una Lilith, che è una nativa americana, diventa capo dei Navajos, questi, capo bianco dei Navajos, ed è un messaggio importantissimo di unione tra popoli. Pensate, dietro a Tex Willer cosa c'è? C'è una roba incredibile. Cioè, io che pensavo che i pelle rossa fossero animali, quando giocavo a soldatini volevo sempre i cowboy, però dopo ho cominciato, grazie a Tex Willer, ma forse non sono così cattivi, perché poi c'era in Capitan Mickey che gli indiani erano cattivi, capito? Per esempio. Mentre Tex Willer è il primo, che prima, tanto prima del mondo del cinema, perché il cinema arriverà a riconoscere il valore dei nativi americani con due film, Soldier Blue, Soldato Blu, e un uomo chiamato Cavallo, e poi dopo è arrivato poi Bala con i lupi, eccetera. Però prima c'erano questi qui. Quindi i fumetti mi hanno insegnato qualcosa, capito?
Mi ha telefonato mio marito che sta facendo il turno di notte, mi chiama e dice: ma non mi hai chiamato? Sei forse ancora in diretta con Red e tutti gli altri, ti saluto amore, sei in buona compagnia. Bellissimo, bella questa cosa, vedi? La favola non c'è stasera, stasera è stata tutta una favola, quindi non è tutta una favola, quindi possiamo fare uno scambio manga disco di Andrea, e vabbè, insomma. Allora, leggendo Techville ho imparato come difendermi dal cane che mi voleva aggredire e saltarmi addosso, e vabbè ragazzi, questo qui ha capito lì. Anch'io da giovane, eccetera. Allora, l'Eternauta, sì, ho letto l'Eternauta, ho letto anche Watchmen, ho visto che c'era Watchmen, ho letto i fumetti di Jodorowsky, che ha scritto insieme, non mi ricordo più a chi, quindi anche Piccolo Grande Uomo, quello è un film, esatto, un film. Allora, Red, in quale cultura ti sarebbe piaciuto nascere se non fossi italiano? Non lo so, non me lo chiedo, sono cose che non servono a niente. Perché sono nato in Italia, c'era un motivo, e non mi sono mai spostato dalla zona, sono nato nella pianura padana e sto qui, ok? Poi non è detto, magari un giorno, quindi il mio Vangelo era nei fumetti, supererò i Marvel, ragazzi, pure Buffalo Bill, Red, la tua conversazione con Sonia Benassi sul perdono è stata coinvolgente, ma anche quella con Chris, secondo me è servita a molti, tant'è vero che una persona ha chiamato, credo, l'ho letto all'inizio, ha chiamato, credo, il padre, o non so, il padre o la madre, e comunque gli è servito molto. Allora, Chris, che ore sono in Giappone? Qui sono le 8 del mattino. E che fai adesso? Adesso faccio colazione e mi preparo e lavoro. Quindi ti ho fatto fare la notte in bianco? No, notte meravigliosa in bianco, però sono felice, è bello così, va bene così. Anche questo fa parte del riposo, è il riposo spirituale. No, comunque inizio bello energico. Poi oggi è una giornata importante per i ristoranti che stiamo aprendo, quindi dai, dai, dai. Ma fai ristoranti italiani? Solo ristoranti italiani, sì. È una catena che abbiamo aperto in Italia. E come si chiama? Pasta e parmigiano, pasta e parmigiano. Deve avere un nome che sia comprensibile anche a chi non parla l'italiano, no? Perché deve essere riconoscibile. La pasta e il parmigiano sono due cose conosciute in tutto il mondo. Vabbè ragazzi, ricordatevi di questo, quando in futuro diventerà uno importante, vi ricordate pasta e parmigiano? Voi direte, l'ho conosciuto, era un ragazzino. Ragazzino, eh? Ma sei un ragazzino, dai, potresti essere mio figlio, quindi... Ma magari... Vabbè, ma... allora siamo arrivati alla fine, grazie Cristiano, grazie a Domenico Tella che si è collegato prima, è arrivata l'astronave, è stata una diretta anche questa molto particolare, è piaciuta molto la diretta che abbiamo fatto con Open Mic, che dopo è un video, quindi la rifaremo, cioè dove la gente può collegarsi, diamo il link e tutti si collegano come ha fatto lui, come ha fatto eccetera, quindi anche Zagor, adesso cominciamo con i fumetti ragazzi, bravo Chris, esatto, ok, grazie. Buonanotte, ciao Chris, buona colazione, ciao, ciao, ciao. Signore, siamo tanti, i pani sono pochi, la pesca è andata male. Tu che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, come ci puoi aiutare? Spiegazione dentro ai numeri, io di uno faccio mille, e di cinque cinquemila. E di mille un milione, adesso saziate la vostra fame, e affidatemi il vostro cuore, e le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accecò, poi apparvero due angeli, vestiti da nuvolo, e le nuvole si aprirono, e un bagliore ci accecò, poi apparvero due angeli, vestiti da nuvolo. Signore non ci vede, mi mancano i tramonti e il volto dei figli. Tu che vieni dalle stelle, di ogni cielo sei il padrone, mi saprai guarire. Io
conosco la materia, dell'ombra faccio luce e la poso sul tuo viso e la poso sui tuoi occhi. Adesso osserva ogni colore e affidami il tuo cuore. E le nuvole si aprirono e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da nero. E le nuvole si aprirono e un bagliore ci accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da nero. Signore, guarda il mare, le onde son montagne e la barca affonderà. Tu che vieni dalle stelle e ogni cielo sei il padrone, ci potrai salvare. La realtà in realtà è un pensiero, e se dico al vento fermo, il sole tornerà, la luce arriverà. E adesso proseguite in questo mare e affidatemi il vostro cuore. E le nuvole si aprirono e un bagliore si accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da nuvole. E le nuvole si aprirono e un bagliore si accecò. Poi apparvero due angeli vestiti da nuvole. E infine disse: adesso devo andare, vi lascio le mie parole, ritorno tra le stelle, dove mi aspetta un'astronave, dove mi aspetta.